tutti, allora li citiamo tutti e poi andiamo ancora sul discorso dei possibili favoriti: Lars Flora, l'americano, poi Matti Häkkinen, il finlandese, Jon Christian Doll e Anders Åkland per la Norvegia. Non è partito neanche Jens Filbrecht, neppure Alexander Lekhov. Beh, il russo sicuramente a mio avviso non contava per il podio, soprattutto perché si gareggia in alternato, però ci sono due nuovi importanti che non partono. Filbrecht nell'ultima 50 in alternato di Holmenkollen è salito sul podio dietro a Werpalu e davanti a Jelmeset, per cui un favorito in meno. E poi comunque anche Anders Åkland, atleta predisposto all'alternato, anche lui è arrivato secondo una volta ad Holmenkollen nel 2001, per cui due clienti brutti in meno aumentano le quotazioni di Jelmeset e Destil. Come è già successo nella gara femminile, non vi togliamo il gusto di vedere con le immagini quello che effettivamente sta accadendo in pista, perché le immagini sono in leggerissima differita per il primo passaggio ai 2 chilometri, e quindi lo seguiamo insieme a voi senza anticiparvi nulla. Jakmaj è un altro di quelli che potrebbe finire a podio. Sì, perché si gareggia in alternato, perché comunque è uno specialista di questo format di gara, la distanza però è un po' impegnativa per lui, quindi non lo so, ci può provare. Sì, la 15 e la 30 forse sono distanze più confacenti alle sue caratteristiche. Comunque tanti assenze importanti, non c'è Vito, che è colui che può contendere ad Anghi per la coppetta di specialità, però a questo punto direi che il discorso si chiude. Non c'è neanche Soder, che ha dato forfait 2 giorni fa a causa pari influenza, non c'è Teichmann che si opererà a breve, quindi insomma una gara con non proprio reali valori in campo. E torniamo al discorso fatto in precedenza: bisogna cambiare i regolamenti nel fondo, bisogna fare in modo che ci sia l'obbligo per gli atleti di gareggiare almeno in 2/3 delle prove previste in calendario. Chi non gareggia in almeno 2/3 di prove non prende soldi e non prende punti, perché sennò francamente non è credibile questa disciplina. Non si può vedere gente come Bauer che fa 5 gare a stagione, 2 all'inizio, poi sparisce, poi torna, ne fa altre 2 e poi sparisce di nuovo. Ma perché? Cioè Bauer su una 50 così è il favorito, o comunque uno dei 3 favoriti, perché non corre? Forse magari esagero, però una proposta del genere aiuterebbe a sconfiggere quelli che vogliono fare i furbi. Aiuterebbe a sconfiggere quelli che vogliono fare furbi, perché praticamente sono sempre in gara in posti prestabiliti, sono controllabili. Sicuramente ci sarebbe più trasparenza in uno sport che francamente per certi versi trasparenza non ne ha. Vedi il caso di Shiriaev, che è stato squalificato per 2 anni, ma io lo vedo un po' come il sacrificato sull'altare per proteggere terzi. È giusto che vinca Angerer, perché è l'atleta più forte in questo momento, lui è uno che partecipa sempre, a volte fa anche le sprint, però non è giusto che siano solo in 3 o 4 a gareggiare praticamente dappertutto. Ci sono alcuni norvegesi e lì ci fermiamo. Ripeto, il caso di Bauer credo che sia più emblematico. Se uno mi avesse chiesto chi è il tuo favorito a parte Jelmeset, avrei detto Bauer. Bauer ha fatto una grandissima 50 ai mondiali, poi è stato male nell'ultimo giro, si è staccato alla fine, ha avuto un dolore alla pancia e vabbè, ha rallentato, però non ha senso che oggi non gareggi, francamente. Vabbè, potrà aver avuto un'influenza, ci mancherebbe altro, però insomma ha fatto 3 gare a inizio stagione, poi il Tour de Ski non l'ha fatto, a gennaio non l'abbiamo visto, ha fatto 2 gare mondiali, ha saltato anche la 15 dove poteva essere uno dei favoriti, adesso non gareggia neanche qui. Ma non è che Scheldal si è tenuto insomma fuori dalle gare per entrare qui per avere un numero di partenza favorevole, come è successo a qualcun altro ai campionati del mondo? Ma questo non lo so, stiamo parlando di un uomo che va verso i 40 e si è già tolto soddisfazione in carriera. Abbiamo già riferimenti importanti a questo primo questo passaggio. Di Jelmeset, che ha 12 secondi e più di vantaggio nei confronti proprio di Scheldal, e partito dunque molto molto forte, come era successo anche nella 15 di Lahti. Praticamente ha guadagnato 30 secondi nei primi 7 km e 500 metri e poi ha amministrato senza problemi fino alla fine. Altre alternative, possibili outsider, qualcuno dice possono essere cambiati 2 volte, e credo che sia un vantaggio e in tanti approfitteranno di questa novità, una novità importante, una novità positiva a mio modo di vedere. Eccolo qui Ronning nella 50 dei mondiali ha dimostrato di avere buona tenuta fino ai 20-22, poi è crollato in maniera repentina, ha perso tante posizioni, a breve sarà raggiunto da Anger che potrebbe perseguire Jelmeset, ma già un tempo teoricamente superiore considerando che manca ancora un tratto da percorrere. Una gara scritta, ci può provare Anger, però i norvegesi sembrano forti davvero. Un gesto molto più sciolto però quello di Anger, mentre più di forza quello di Rönning.
Ronin, che in questa stagione ha dimostrato di essere uno di quelli tecnicamente meglio impostati, però una 50 cambia tante cose, servono altre qualità oltre la tecnica, che sicuramente ha il suo peso, e Angerer comunque zitto zitto è secondo dopo i 2 chilometri, dietro a Jelmes, ma con buon vantaggio sugli altri. Quadro completo per quanto riguarda il primo rilevamento dei 2 chilometri di questa 50 classica con partenza di intervalli. Il migliore degli azzurri è Pietro Pillar-Kotler in decima posizione con 18,5 come vediamo in grafica da recuperare. Forse proprio il risultato di Rönning è tra le principali sorprese, ma guardiamo gli italiani: Dicenta 14esimo a 20 secondi, Clara 17esimo a 25 secondi, Checchi 24esimo a 27,5 secondi. E poi gli altri azzurri, Scola e Santus, sono fuori dai 30 con oltre 40 secondi di ritardo già al primo rilevamento. Distacchi importanti come era avvenuto in campo femminile. Ricordiamo che Saarinen la gara l'ha vinta nei primi 5 km, ha scavato un gap incolmabile tra sé e le altre, che qualcosa nel finale hanno recuperato, ma nulla si poteva fare. Chissà che non sia così anche tra gli uomini. Prima di tornare con le immagini in diretta, ci prendiamo una pausa e poi entriamo nel vivo della 50 di Holmenkollen. Quello inquadrato in questo momento, Mattias Fredriksson, che è già in ritardo. E ritardo pesante, perché rispetto a Sommerfeld va a pagare minimo 25 secondi, che sono già parecchi dopo 7 chilometri. C'è questo Viljakzianin tra i migliori tempi dopo i 2 chilometri. Ovviamente lo vediamo ancora tra le prime posizioni anche i 7 chilometri. Al momento è sesto e resta davanti a Mattias Fredriksson, che dopo i 2 chilometri era il migliore degli svedesi, non una grande posizione, 16esimo con 22,6. Adesso paga 29,7, però non da Hjelmeset, bensì sempre da Sommerfeld. Ragazzi, attenzione che Hjelmeset ha ripreso Essi. Questo è un trenino che vale la prima e la seconda posizione oggi. Non ho dubbi al riguardo. Anche se Sommerfeld sta tenendo un passo notevole, perché Sommerfeld ha guadagnato qualcosa su Hjelmeset. Non sottovalutiamo questo trend. Estil, che non è stato lì fino in fondo con lui ai campionati del mondo, però oggi potrebbero fare una gara, insomma, importante per entrambi, comune. È una gara di coppia, anche perché a questo punto credo che Estil sia attorno alla sesta posizione, giù di lì, ai 7 chilometri, ma insieme a Hjelmeset potranno guadagnare tanto ed eventualmente nel finale Estil proverà a staccare Hjelmeset. L'abbiamo già vista questa strategia anche di Cinta lo scorso anno, fece lo stesso con Soldergren, perse un minuto nei confronti dello svedese, ma recuperò tanto negli ultimi, almeno per i trenini non avremo grossi aiuti. E altri trenini che si possono invece formare? È Angerer Rönning, ma penso che Angerer abbia ripreso e staccato il Dan Rönning, per cui non si forma. Estil Hjelmeset fa paura, attenzione che per raccolgono anche Mattias Fredriksson, che tra se ne ansia a coda. Nella proiezione adesso Hjelmeset è partito 2 minuti prima di Sommerfeld, però in fondo alla gara potrebbero anche trovarlo per strada. Ecco, anche bene ma non benissimo, perché è dietro a Dicenta. Dicenta ha avuto una grandissima partenza. Per come la vedo io, il punto di riferimento per Dicenta è René Sommerfeld, e René Sommerfeld è atleta che può crollare ed è già crollato più volte strada facendo. Se non sbaglio, la gara in cui Dicenta ha rischiato di fare l'impresa era proprio in alternato, non era skating? Sì, era in alternato. A parte quella dello scorso anno, sì, in cui comunque ha portato a casa una medaglia, un secondo posto, perché medaglie non sono in palio, un secondo posto che poteva essere anche qualcosa meglio se avesse attaccato un po' prima. Attenzione ai russi, che hanno fini con questa gara. Prokhorov aveva vinto tante volte, Prokhorov che è anche l'allenatore dei russi. Vilesgarin è 2 anni che non lo vediamo ad alto livello, però. Qui siamo intanto con il numero 34, Roland Clara, che è stato raggiunto da Östensen, che sta facendo una buona prova. Questo potrebbe essere un buon trenino. Sì, perché Östensen era comunque nelle primissime posizioni dopo i 7 chilometri. Quinto. Anche se mi pare che sia stato scavalcato da qualcuno, perché Skjeldal era già davanti, però gli è andato avanti anche Vilesgarin, che prosegue nella sua progressione, anche Bjerke. Qui invece siamo su un altro italiano che dovrebbe essere Dicenta, sì, con Bajcikak. Quindi ha raggiunto lo slovacco, perché adesso ha anche lui questo berretto quasi giallo come quello di Pietro, e un po' si confondono. Sì, poi lo sponsor è lo stesso, per cui è facile confondersi senz'altro. Sci veloci però, da qui lo si può dedurre in qualche modo, forse. Sci veloci, però nei confronti di Vilesgarin mi pare che perda qualcosina. Ha perso 3 secondi sul russo. Perché Dicenta aveva 9 secondi e adesso sono 5 praticamente, però insomma la
La proiezione è buona ancora per Dicenta, poi bisogna vedere anche come si sta gestendo in gara Vilek Zanin. Esatto, esatto. Che non è partito fortissimo, però poi ha recuperato posizioni. Qui siamo sul trenino che rischia di ammazzare la gara, Jelmeset e Estil. Jelmeset è partito 30 secondi dopo. Ci sono da fare tante considerazioni che faremo nel corso di questa gara. Dobbiamo aprire la parentesi dei mondiali junior ed è importante perché tra ragazze già conosciute e figli d'arte ne abbiamo visto un po' di tutti i colori. Un mondiale junior che potrebbe segnare la storia del fondo nei prossimi anni. Aspettiamo il passaggio dei migliori agli 11 km e poi magari facciamo un attimino un bilancio sulla situazione. Mentre qui c'è Santus che è stato superato da Similae, il finlandese superato, adesso sta lì con lui. Similae, andiamo a vedere, si trovava in 25esima posizione dopo i 7 km. Questo invece è Pietro, che ha la fascia e non il berretto, eccolo qua, Pietro Piller-Kotler. Ai 10 km invece. Quindi... lui che vinse questa gara, se non ricordo, nel 97, e fu il suo primo grande successo, gara a skating. A lui piacerebbe poter ripetere il successo. Intanto è andato davanti a Dicenta recuperando... se era giusta la grafica, davvero molto. Ha recuperato 15 secondi su Dicenta, tra i 7,2 e i 10 km. Sempre che sia giusta la grafica. Adesso aspettiamo una conferma. Sì, c'erano 8 secondi tra Dicenta e Pietro Piller-Kotler a vantaggio del friulano. E adesso sono 6 di vantaggio per Pietro Piller-Kotler. Francamente tanto, però abbiamo già visto nella gara femminile che essendo... abbastanza lungo il circuito si può guadagnare e perdere a seconda della zona che si percorre, quindi ci sta questo andamento d'altalena. Forse l'esperienza anche della mattina per Marianna Longa ha permesso di fornire i materiali forse migliori a Giorgio e a Pietro. Dovrebbero essere degli sci buoni, perché gli sci di Pietro Piller sono quelli di Kuitunen e Saarinen, quindi seconda e prima, mentre gli sci di Giorgio Dicenta sono quelli di Kunzel e di Ropponen, per cui quarta e quinta, Ropponen quinta, quindi teoricamente con una buona preparazione ci sono chance per essere competitivi. I materiali sicuramente hanno un feeling con questa neve, credo che tanti utilizzino sci vecchi e quindi strutture vecchie proprio perché forse si adattano meglio a queste condizioni. Sono condizioni che ci dovremo abituare ad incontrare, perché se il clima continua ad essere quello di quest'anno, di fatto ci saranno sempre questi gradi, temperature elevate e neve difficile, sì. Tanto per la gara maschile, non l'abbiamo detto, sono 3 giri da 16 km e 7 e qui c'è stato il pit stop per quanto riguarda Sheldal. Esatto, però ce ne sono due, ci può essere un altro pit stop ai 33 rotti e io credo che convinga sempre fare il pit stop perché comunque... e prendi un materiale con sciolina nuova, anche se lo stesso Zanin Pietro Piller-Kotler che sia interessante. Beh, su tutti direi, perché ha guadagnato 15 secondi in 3 km, evidentemente quel tratto è favorevole a Pietro. Però, ed è il tratto duro. Però ha dato 10 secondi al russo, eh. Sono tanti. Quello lì è il tratto duro, quello dove guadagnava anche Marianna Longa, che poi perdeva però nel tratto subito dopo, per cui vedremo cosa succede per Pietro a questo punto. Insomma, peccato che questa non sia una gara dei mondiali, ecco, viene a dire così, però è Holmen Kolle, ragazzi, è una gran gara comunque. Io cambio le carte in tavola, peccato che ai mondiali non si gareggi contro il tempo. Secondo me la 50 dei mondiali è stata appassionante ed è stata bellissima, quindi niente da dire, anzi, mi spingo oltre. Forse la 50, se deve essere con partenza in linea, è meglio che sia in alternato che tecnica libera. Non vado oltre. Vediamo però Sommerfeld per avere un altro termine di raffronto con i due italiani. Sommerfeld ai 7 km era davanti sia a Dicenta che a Pietro Piller. Su Pietro Piller direi che ha mantenuto inalterato il vantaggio. Anzi, ha perso qualche decimo, però su Dicenta ha guadagnato parecchio. Quindi ritorniamo su Dicenta, ma agli 11,9 con lui... Bajcikak. Non lo so, non è un buon segno il fatto che tiri lo slovacco, sicuramente non è un buon segno. Comunque è una gara da pensare su 50 km. È una gara da uomini di esperienza e da grandi ragionatori. Credo che Giorgio abbia perso qualche decimo su Vilezganin, ma nulla più, quindi va bene. Quindi va bene così, vuol dire che il ritmo è buono comunque quello di Bathory. Senza dubbio. Direi che vanno per la maggiore le maglie di hockey, anche quelle norvegesi, malgrado la squadra norvegese non sia eccezionale, anche se adesso qualche talento in NHL sta sbocciando. Beh, la partenza per gli italiani è stata ottima. Clara secondo me ha un treno interessante, sì. Con Ostensen può andare lontano. Aspettiamo Hjelmeset a questo punto, che con Estil chiaramente può rappresentare un fattore importante.
Mentre qui siamo agli 11-9 con Pietro Piller-Kotter, con lui c'è anche Magal. Sì, Jerzy Magal, che è stato raggiunto da Pietro Piller. Il tempo di Pietro direi che è buonissimo. È davanti anche con margine, quindi continua ad incrementare. Io spero che insomma non ricada nell'errore dello scorso anno. Lo scorso anno è stato sfortunato perché ha mancato qualche rifornimento, è andato teoricamente in crisi ipoglicemica, cioè gli mancavano gli zuccheri, non aveva più energie e è scesa la luce. Cioè, il buio, buio pesto per lui, e non è più riuscito a ottenere risultati, è sceso il buio, non la luce ovviamente. È stata più croce che delizia questa gara per lui in generale, a parte proprio quella sua esplosione poi confermata, insomma non occasionale nel corso degli anni, quella di 10 anni fa, proprio quella al Main Cullen, però la 50 km ha rappresentato spesso una delusione forte per Pietro, compresa quella dello scorso anno. Hjelmerstedt ai 10 km perde. Sì, c'è Sommerfeld che continua a guadagnare e Estil, rimanendo in scia a Hjelmerstedt, al momento è sesto. La gara però è ancora lunga. Hjelmerstedt francamente ha avuto i primi 2 km incredibili, ha dato 10 secondi a tutti. Poi qualcosa può aver pagato. Sommerfeld è da solo, mi avviso. Con chi potrebbe essere Sommerfeld? Con Jakmaj? Ma non sono appoggi, non sono... E poi è anche sfortunato perché poi è un... Antipatico. Sai, una bella lotta, però... No, scherzo. If you got the money, I think it would be funny. L'ultima domanda, l'obiettivo? Fare il gol decisivo per lo scudetto? No, quelli li hanno già fatti, secondo me, decisivi sono stati tanti, per dirti, c'è stato quello di Hernan a Roma. I due che vediamo qui, il sesto può essere Scola, non si può puntare su tanti atleti per i prossimi 3 anni. Il CONI ha stanziato una somma, Albarello ha discusso durante una riunione a Roma che è stata positiva per quello che ho capito, c'è la volontà del CONI di portare una serie di atleti fino a Vancouver 2010, bisogna puntare su quelli. Dando un'occhiata ai risultati, i miei nomi sono questi, poi ce ne sono altri che secondo me forse a questo punto meritano meno, magari soggetti oltre i 30 anni che però quest'anno non sono mai entrati nei 10 e che non hanno mai avuto podio in carriera, e a quel punto se bisogna fare una scelta, meglio un ragazzo di 24 che uno di 30, non sei d'accordo? Eh beh, direi di sì, comunque è un investimento, è ovvio. Tanto allora diamo la posizione degli italiani dopo 11 km e 9. Pietro Piller-Kotter a 17 secondi e mezzo è terzo alle spalle di Sommerfeld e Hjelmerstedt, Dicente è quarto a 23 secondi e 3. Clara 17esimo con il treno di Östensen è a 1.13 di ritardo, Checchi 30esimo a 1.45, Santus 32esimo 1.47 e mezzo, Scola forse problemi anche di materiali oltre la 40esima posizione. Teniamo presente che tutto può cambiare nell'ultimo giro, per cui insomma ogni discorso lascia il tempo che trova. Però ci sono degli atleti che vantano già buoni risultati su questa distanza, che si stanno comportando al meglio, e Estil non va sottovalutato perché adesso ha 30 secondi, ma Estil è uno di quelli che poi nelle seconde parti di gara va molto molto forte, lo fa in una 15, figuriamoci in una 50. Allora vediamo Angerer rispetto ai 10 km, Angerer ricordo che era in quinta posizione dietro ai due italiani e è lì dov'è. Quindi praticamente tra i 7 rotte, no, tra i 10 e gli 11.9 non è cambiato niente, 1,9 km che non ha fatto la differenza. Il tratto che farà la differenza è quello che porta allo stadio. Vilesgenin ad esempio ha guadagnato un'enormità su Skjeldal. Allora Nusiainen aveva da Vilesgenin 20 secondi e mezzo di ritardo. Direi che quelli restano. Sempre che non cambi materiale a quel punto diventerebbero di più. È andato dritto, lo ricordiamo, il russo, non che ha sbagliato, ha scelto di non cambiare i materiali, lui invece lo fa. E allora per quei secondi di distacco facciamo anche una trentina a questo punto. Ricordiamo cosa è successo nella 50 con partenza in linea, perché se ha vinto Hjelmerstedt, anche perché ha cambiato uno sci, ma lì non era prevista, è possibile farlo, ma non era previsto che lo facesse, perché c'era stato un problema con i materiali, lo ha fatto. L'ho fatto in un tratto, tra l'altro quello in cui poteva perdere meno, perché dopo una leggera discesa è stato molto bravo anche a concordare il punto in cui cambiare il materiale. Sì, ecco, noi probabilmente ci siamo complimentati con i tecnici norvegesi, forse è stata un po' di fortuna, perché nel tratto in cui si voleva cambiare il materiale non sono riuscito è a farlo. Passato troppo forte Hjelmerstedt, non si riusciva a cambiare, e poi questo pit stop volante è avvenuto in un tratto in salita, Hjelmerstedt ha perso niente e poi ha vinto. Attenzione, Nusiainen secondo me, a parte il pit stop, non avrebbe perso tanto da Vilesgenin, sarebbe rimasto sugli stessi tempi. Chi ha perso Skjeldal, che quindi ha avuto un calo repentino. Questa è la lettura che possiamo dare, aspettando gli italiani ovviamente. Novikov,
Allora andiamo un po' a vedere rispetto a Vilek Zanin, che è un po' il nostro punto di riferimento al momento, prima che arrivino gli italiani, arriveranno tra poco. Aveva un ritardo, aveva un vantaggio su Novikov di circa 40 secondi. Beh, adesso curva e controcurva per Sergei Novikov e senza pit stop rimaniamo lì come distacco, forse qualcosina di più. Allora, poi qualche email. Enrico dice: Anger era la salvezza dello spirito dello sci di fondo. Il fatto che vinca la Coppa del Mondo ci regala quel modo di fare sport che dovrebbe essere esempio per tutti gli altri. Se Holmen Kollen, al di là della tecnica, non è una priorità per gli atleti, qualcosa non funziona nel giocattolo. Credo anch'io. Apriamo una parentesi su Anger, perché credo lo meriti. Non sono stati tanti gli atleti che hanno vinto per due volte di seguito la sfera di cristallo. E ci sono state dichiarazioni di Anger che mi hanno colpito molto. Lui ha detto: Elofsson è uno di quelli che è riuscito in questa impresa. Quando Elofsson gareggiava, io partecipavo alle gare di Alpen Cup e lui era un mio coetaneo, io non ero su quei livelli, ho dovuto lavorare tantissimo e adesso sono arrivato ad un livello comparabile a quello di Elofsson. Questo fa riflettere di come magari un talento enorme come Elofsson si possa perdere per motivi svariati, mentre uno che fin da giovane non ha evidenziato nulla di che possa diventare un fuoriclasse con l'allenamento, perché Anger, se andiamo a vedere i risultati delle gare junior, difficilmente era nei 15, anzi non c'era mai. Erano insomma due atleti diversi a livello junior. Sì, tra l'altro sono nati a inizio aprile tutte e due, adesso non ricordo bene i giorni, ma si tratta di una settimana, 10 giorni di differenza. Tanto questo è un bel segnale, davanti a Batory di Centa e sta spingendo, credo che cambierà i materiali a sensazione, però ripeto, non abbiamo avuto segnali da parte di Marco, magari forse no, perché stanno andando bene, c'è anche questo discorso. Ma guarda, se cambia... Dietro non... No, dietro no. È col 34 e Clara... No, cambia, guarda che fa il giro. Sì. E Clara ha perso qualche battuta nei confronti di Simen Ostensen, che a sua volta ha perso un po' di terreno, perché il distacco di Ostensen è diventato importante. Discenta cambia, quindi avrà... è una decina di secondi di distacco da Vilezganin. Ma anche perché questi materiali li potrà avere nell'ultimo giro. Sì, sicuro, chiaramente verranno risciolinati e saranno buoni. Presi subito in consegna dallo skiman e si riparte con il solito tandem. Allora, andiamo a vedere la differenza che c'era con Vilezganin. Era minima con Dicenta. Vilezganin non si è fermato e quindi ha ragionevolmente guadagnato. Sì, comunque al di là di tutto Vilezganin ha guadagnato 5-6 secondi sugli sci rispetto a Dicenta, il resto lo fa il pit stop. Sì, sì, perché era in ritardo di 5 secondi, ne ha adesso 13 di vantaggio, 18, per cui sì. E qui siamo su Pietro Piller, che ha un tempo migliore di quello di Dicenta e si vede occhio nudo, e vediamo se anche lui cambia materiali. Sai che è anche un fattore psicologico comunque il fatto del cambio di materiali? Perché magari ti lascia dentro dei dubbi se non fai il primo pit stop. Se i materiali poi oltretutto sono buoni, quelli nuovi che prendi, e allora voli. Sicuro. Da un punto di vista proprio psicologico. Comunque Pietro Piller sta disputando una grandissima gara in quella che poi non sarebbe la sua tecnica. Però soprattutto io credo che per gli italiani sia anche un fattore mentale. Si affrontano le gare in alternato in maniera diversa rispetto a quelle a tecnica libera. Anche lui cambia. Anche lui cambia i materiali. Però il tempo è migliore di quello di Dicenta e Pietro Piller potrebbe essere davanti. Eccoci qua allora con Pietro Piller Cotra, che è dietro davvero di poco. Ha allungato su Dicenta, ha guadagnato qualche secondo. Irgi Magal è stato staccato da Pietro Piller e questo è sicuramente un buon segnale, perché Irgi è sicuramente un faticatore, uno di quelli che non molla mai. Vuol dire che Pietro ha sicuramente un ritmo sostenuto. Adesso dobbiamo aspettare i tedeschi e i norvegesi, che sono gli unici che possono dare fastidio. Però questo Vilezganin fa abbastanza paura. Tanto piano piano Sheldal insomma comincia a perdere qualcosina rispetto ai big. Sì, ho un po' paura per la situazione di Clara, perché non credo che in questo momento il treno di Simen Ostensen sia eccezionale. Peraltro Clara si è anche staccato, quindi la situazione, non lo so, da quel punto di vista non è la migliore. Però, ripeto, la gara è ancora lunga, non si è ancora visto praticamente niente di quello che succederà. Vilezganin su Bjerke, allora andiamo a fare il calcolo. Aveva un vantaggio di 41 secondi e da giù in fondo direi che forse ha perso qualcosa. Beh, vediamo, sicuramente l'azzardo di non cambiare materiali no, lo potrebbe pagare. Ha guadagnato ancora, qui arriva in velocità, no, ha guadagnato molto anche. Quanto aveva su Bjerke? Credo, ma
guarda che manca ancora un tratto. Allora no, ero convinto fosse lì la 41 secondi. Molti meno. Quindi ha perso. Allora la sensazione iniziale era quella. 35 secondi rispetto a Bjerke. C'è anche da dire che Bjerke sta andando in progressione, perché è uno di quelli che è partito piano e poi ha recuperato posizione intermedio dopo intermedio. Vediamo René Sommerfeld, il tempo sicuramente è valido. No, ricordiamo anche che, ribadiamo anzi, che Vilek Zanin non ha cambiato i materiali. Esatto, e lo potrebbe pagare questo fatto, io ne sono convinto. Sommerfeld in carriera non ha mai vinto una gara in alternato, quindi credo che questo sia un riferimento importante. Intanto Teo chiede, ma il russo canadese Babikov che fine ha fatto? Quale nazione gareggerà a Vancouver? Beh, a questo punto Russia, non credo che ci siano chance di portarsi a casa un pettorale canadese. Il treno l'ha perso gareggiando le passate Olimpiadi e tradendo di fatto la federazione canadese che aveva puntato su di lui. E aggiungo anche che Babikov continua a gareggiare per la Russia in squadra nazionale, però come tutti potrete notare, e io ci tengo a sottolineare questo fatto, i russi che gareggiano oggi li vedevate a inizio stagione? No. I russi che gareggiavano a inizio stagione li vedete oggi? No. Quantomeno Pietro Piller e Dicenta li avevamo all'inizio e li abbiamo anche adesso, magari hanno avuto anche dei passaggi a vuoto, però sono sempre loro. Jelmeset c'era all'inizio e c'è anche adesso, Angever c'era all'inizio, c'è anche adesso, perché? Sì, questa è la grande di Northug, la stessa cosa. Northug purtroppo si è ammalato, vabbè. Però le gare quando poteva fare le ha fatte. Comunque un tempo pazzesco di René Sommerfeld che è nettamente davanti. È una ventina di secondi abbondanti, ma proprio abbondanti su Vilezganin, che poi ha anche perso qualcosa, sta facendo. Un altro che ha vinto la classifica generale di Coppa del Mondo e che era un po' diventato atleta di seconda fila per quanto riguarda la Germania, perché poi sono saliti Göring e Philbricht, quindi era quasi il quinto tedesco in qualche modo. Senza, togli proprio quasi. Però perché insomma gli altri due la Coppa Generale non l'hanno vinta. A livello di risultati invece Göring e anche Philbricht hanno fatto meglio. Chi è stato l'unico vincitore quando c'è stata la staffetta dei mondiali per la Germania? Sommerfeld, che ha visto i compagni arrivare in quarta posizione, gli è stato preferito Franz Göring che nell'occasione ha deluso. Intanto Giorgio ci ricorda anche una particolare per quanto riguarda il biathlon, perché dice vi segnalo che la Neuner per un solo punto ha perso la coppa di specialità di inseguimento su una Willem che è stata disastrosa oggi, però quantomeno ha salvato il discorso dell'inseguimento. Sì, non è che l'ha salvato, l'aveva già vinta matematicamente sì, prima sì. Della gara di oggi, perché il risultato di oggi lo va a scartare e di fatto il discorso si è chiuso l'acti. Interessante, apriamo e chiudiamo la parentesi biathlon, l'ultima gara femminile. Teoricamente il pettorale giallo lo indosserà Olofsson, a pari punti con Willem. Il gioco degli scarti ribalta tutto, in testa c'è Henkel con 5 punti su Olofsson e Willem. Chi arriva davanti domani probabilmente porta a casa la sfera di cristallo. Era un po' come il discorso del gigante, chi vinceva la gara vinceva la coppa di specialità. E questi mi sembra che abbiano inserito le marce alte o comunque abbiano continuato su un passo sostenuto. Sono sui tempi di Sommerfeld e i questi del caso sono Jelmeset che sul tempo di Sommerfeld e Estil che è 30 secondi dietro. Ne cambiano tutti e due. Estil sarà già quarto forse adesso, vediamo. Quinto perché Jelmeset gli va davanti. Estil era nono agli 11,9 km. Jelmeset era dietro a Sommerfeld, hanno guadagnato 9 secondi e mezzo su Sommerfeld. Terzo, c'è ancora di mezzo Angever che deve arrivare, questo è il trenino che per forza va lontano, non c'è niente da fare. Due dei cinque più grandi specialisti del momento si trovano a partire di fatto insieme, è ovvio che si mettano d'accordo. Beati loro, verrebbe beati da dire. Loro. Per cui insomma Angever è tutto solo, poteva usufruire di Ronning, ma Ronning non c'è. Tanto tanto vento sulla collina di Oslo oggi. Quinto Pietro Piller Kotter, settimo Dicenta, quando manca soltanto Angerer al completamento del primo dei tre giri in questa 50 km di Holmenkollen. Quindi gli altri italiani, Clara è dentro i 20 ma di poco, ha un ritardo di 1,45. Ma è già ventesimo, il distacco è superiore perché ci manca ancora sulla schermata, eccolo qui, 1,50 rotti. E 1,54. Sta prendendo terreno perché Ostensen non è più un buon treno, infatti Ostensen non è che sia tanto avanti in classifica, è tredicesimo e deve passare ancora Angerer. Peccato, peccato. Ricordiamo ancora una volta che non sono partiti in 6, tra cui Auckland soprattutto da segnalare. Questa è un'assenza
importante. Oakland è uno specialista della lunga distanza, ha deluso gli ultimi mondiali, però quando ci sono delle gran fondo e lui partecipa difficilmente manca l'appuntamento con il podio, anche perché ha perso tanto e potrebbe essere forse sui tempi di Pietro Piller. Vediamo se cambia materiale. Credo che il prossimo riferimento sarà quello dei 20 e 7. Secondo me sui tempi di Dicenta anche, non tanto di Pietro Piller. I materiali di Angever sono gli stessi di Dicenta. Dicenta che ha 50 secondi di ritardo da Jelm 7. Angerer agli 11.9 da Sommerfeld e Jelm 7, che erano in testa insieme, aveva 25 secondi. Io comunque, Dario, le marche le citerei anche, perché poi è inutile, sono un po' come i pneumatici della MotoGP, no? C'è chi ha Michelin che va meglio, piuttosto che Bridgestone e quant'altro. Allora, Sommerfeld e Matthews, Jelmeset e Rossignol, Pietro Piller e Rossignol, Estil e Matthews, Angever e Atomic, così come Giorgio Dicenta. Jakmaj invece è uomo Fischer, quindi tutte le marche sono rappresentate nelle prime sette posizioni. In effetti è sul tempo di Dicenta Angerer, qualcosa meglio se vogliamo essere più precisi, appena davanti a lui c'è Jakmaj, quindi è in settima posizione Angerer e scende di un altro posto Dicenta, quindi Pietro è quinto, Giorgio è ottavo. Abbiamo due uomini che comunque se la giocano per il podio. Sarà ancora molto molto lunga questa gara. Clara invece è uscito dai 20, dovrebbe essere 22esimo, vedremo se recupererà. Gli altri azzurri sono più staccati, Checchi 32esimo, Santos 34esimo, Scola 41esimo. Pausa per noi. E allora il riferimento è il tempo di Vilekzianin. Vediamo un po' il ritardo che avrà Giorgio rispetto al russo. Ha pagato tanto nei confronti del russo. Non me l'aspettavo, perché il russo mi sembrava un po' in difficoltà in quel tratto e invece no. Allora, tra i due c'erano circa 14 secondi, quasi 15, quindi ha aumentato il vantaggio. Dovrebbe essere con noi Marco Albarello. Marco, mi senti? Sì, vi sento, buongiorno. Ciao Marco, che aggiornamenti ci dai dalla pista, mentre qui vediamo uno spettacolo incredibile a bordo pista con sei norvegesi che con lo stesso sci fanno un cicchetto tutti insieme. No, ma aggiornamenti, io sono al primo giro, alla fine praticamente manca 500 metri all'arrivo, ed era primo Jelmes, secondo Sommerfeld a 14, terzo Estil a 27, il Pietro era quarto a 38 e Dicenta quinto a 40. E gli altri erano dietro sesto Mae e settimo i Legazzin a 41 e 42, perciò erano dietro Dicenta di 2 secondi. Però ai 20 ho l'impressione che il russo abbia guadagnato tanto, sia su Dicenta che su Pietro, soprattutto su Giorgio, perché adesso Giorgio ha 30 secondi dal russo. Bisogna vedere, perché ha cambiato tutti e due gli sci, sì. Bisogna vedere se hanno preletto un attimino più di tenuta o cosa, però stanno qui così. Pietro mi ha detto che non teneva quest'ultimo pezzo per arrivare al traguardo, perciò ha preso uno sci di più tenuta sicuramente. E guarda, il tempo di Pietro credo che sia analogo a quello di Giorgio, cioè hanno perso praticamente lo stesso terreno dal russo in quest'ultimo tratto. Mm-hmm. Sono 20 secondi. Un po' dietro. Sono 20 secondi di ritardo. Un particolare volevamo chiederti, Marco, riguarda il primo paio di sci. Viene riutilizzato quello per l'ultimo giro, per il terzo giro? Sì, infatti. Viene ripulito, viene riparaffinato e risciolinato per l'ultimo giro. Ti lasciamo perché immagino che adesso devi seguire i tempi. Sicuramente. Allora ci sentiamo dopo, Marco. Grazie. Ciao, grazie a te. Ciao. E attenzione agli atleti del gruppo nazionale, questo Bjerke in particolare sta recuperando chilometro dopo chilometro ed è a ridosso dei nostri ai 20 chilometri. Avevamo visto che piano piano guadagnava qualche posizione. E allora abbiamo Vilekzianin con 19 secondi e 7 su Pietro Piller Kotler e 29 e 3 decimi su Dicenta. Anche perché noi avevamo detto che il russo perdeva, però su Bjerke avevamo preso il norvegese come punto di riferimento, e Bjerke invece è quello che sta andando più veloce in pista in questo momento. Bjerke aveva un ritardo di 1,16 da Hjelmeset, ricordiamocelo. Esatto. Lo dico a voi, lo dico anche a noi, ovviamente, perché ci farà capire se potrebbe essere il più veloce in pista. E a quel punto la scelta di non cambiare materiali potrebbe aver pagato per Vilekzianin, perché comunque su Bjerke aveva ampio margine. Può aver beneficiato del treno di Sheldal, perché Sheldal è partito un minuto dopo di lui.
però Bjerke è nettamente avanti rispetto a Skjeldal. Infatti l'ha già sopravanzato da parecchio tempo. Vediamo all'inizio. Non si sono mai trovati. No, assolutamente, ma comunque alla fine Bjerke. Bjerke ha vantaggio su Skjeldal di anche parecchio a questo punto. No, aspettiamo il trenino di Dicenta e Bacica nel prossimo riscontro cronometrico, perché quello ci farà capire se si tratta di un problema di tenuta o di un problema generalizzato per i materiali italiani. Allora, intanto facciamo un calcolo. Allora, un giro sono 45 minuti. Questo è un altro che recupera, Sami Jauhjärvi, che ha scavalcato Dicenta ed era in compagnia di, vediamo, Bathory, credo. Qui siamo ancora su Sommerfeld, che però è finito adesso dietro a Jakmaj, che sta facendo lui il ritmo. E guarda, Jakmaj primo e Sommerfeld secondo, quindi due trenini che lottano per la vittoria al podio, questo e quello dei norvegesi. Sembra adesso essere abbastanza chiaro, ricordiamo che tra i due trenini la differenza era minima di 8 secondi e mezzo. Anasum starei più con i norvegesi, però stanno andando forte anche Sommerfeld e Jakmaj, sono due uomini di provata esperienza. Qualche email. Giorgio De Vercelli dice: spettacolo di Holmenkollen, che riconcilia con il fondo dei nostri padri, poca neve a parte. Mi associo alla vostra osservazione di poco fa, obbligare a fare almeno un tot di gare all'anno ai fondisti potrebbe forse aiutare ad evitare furbate alla Shiriaev. Da fondista e ciclista, dice Giorgio, ricordo i tempi di uno sport un pochino meno inquinato, quando nel ciclismo si iniziava con la Sanremo e si finiva con il Lombardia. Se un ciclista in estate salava il tour, si vergognava, si vergognava a tal punto da giustificare la bronzatura a settori, dicendo a chi non lo conosceva di essere muratore. Gundersvan non saltava certo più di due o tre gare. Ed Eli e Ulvang, insomma, tutta gente che gareggiava sempre comunque. E Ulvang faceva anche le gare a tecnica libera, malgrado non fosse la sua tecnica. Tanto rifornimento per Fabio Santos. Bauer dice, ad esempio, sarà pure un talento, però o è cagionevole di salute oppure punto di domanda. Il discorso vale anche per Axel Teichmann, non vale solo per Bauer. E poi dice, forse ve l'ho già scritto in passato, Christoph Schumann è il socio di Sean Kelly. È vero. Sai qual è la differenza tra Teichmann e Bauer? Che, ad esempio, per quanto mi riguarda, la federazione tedesca mi manda un comunicato ogni settimana per dirmi come sta Teichmann. Quindi io so se Teichmann ci sarà o non ci sarà. Della presenza o dell'assenza di Bauer, io lo scopro quando prendo la starting list e sfoglio per vedere i numeri di pettorali. Ed è una differenza, a mio avviso, importante. Perde il trenino norvegese nei confronti di quello di Sommerfeld e perde circa 6 secondi e mezzo. Sì, sembra una staffetta coppia praticamente, visto che si parlava di ciclismo, no? Sì, un tandem. Alessandro dice, e se Giorgio, riferito a Dicenta, andasse a prendere Ostensen e Clara, prima Clara e poi Ostensen? Ma Clara non credo che sia molto lontano, bisognerebbe vedere i tempi, adesso andremo a controllare. È un'eventualità, un'eventualità sicura. Vediamo che Dicenta è partito con il 37, Ostensen con il 35 e Clara con il 34. Allora, ai 20 km e 7, Dicenta nei confronti di Ostensen ha un vantaggio di 25 secondi. Sì, ma ha già ripreso Clara e credo che l'abbia già staccato, perché c'erano 4 secondi tra i due. No, però non l'ha ancora, perché Dicenta 37, Clara 34. 34 minuti e mezzo, gli mancano ancora 30 secondi, ma gliene ha presi 30 negli ultimi 4. Credo che Clara sia un po' in difficoltà. Però è sempre con Ostensen. Eccolo qua Bjerke, di cui parlavamo prima. La tuta ovviamente non è quella delle nazionali norvegesi, però la Norvegia ha il vantaggio di poter schierare un gruppo nazionale con 9 atleti, potevano essere anche 10, anzi no, sono 9 perché poi altri li possono piazzare in altri gruppi. Un dato interessante, i giovani norvegesi forti non ci sono perché sono i campionati del mondo junior, quei campionati del mondo junior che sono stati dominati da Charlotte Kalla. Charlotte Kalla ha fatto delle cose che io non ricordo. Tu ricordi un atleta che in una 5 tecnica libera aveva dato 30 secondi alla seconda su 5 chilometri. E ha fatto la stessa cosa anche nel doppio inseguimento, ha guadagnato 20 secondi in ambedue e le specialità sia nel classico che a tecnica libera. È vero che Teresa Joaug è caduta a inizio gara e poi ha dovuto recuperare ed è arrivata ancora terza, però questa Kalla mi sembra competitiva. Aggiungiamo il secondo posto nella sprint in alternato, stiamo parlando di una fuoriclasse.
Intanto ai 23,7 km Dicenta ha preso 2 secondi a Viljakzanin, mentre qui siamo ai 20,7 con Angerer. Sta facendo una grande gara da solo. Spesso ultimamente gli capita questo. È la sfortuna di partire sempre con il pettorale giallo di leader della classifica di Coppa. Angerer dai più veloci aveva 41, quasi 42 secondi di ritardo. E comunque Angerer sta facendo la sua gara. Sì, oggi teoricamente Ronning era alla sua portata, però Leskov non è partito, Yelmaz sta andando come una moto e alla fine Angerer è da solo. Viljakzanin più avanti ai 20,7. Bjerk 34,5. Beh, direi che rispetto ai 20,7 siamo rimasti lì, giusto? Eh sì. Però possiamo avere l'affronto anche dei 23,7. 23,7 c'erano 39,5 di differenza. Rifornimento per Pietro Pillar-Kotrer. Quindi anche lì tra Bjerk e Viljakzanin abbiamo il solito andamento dell'astico. Chi è andato forte dopo il completamento del primo giro è Tobias Angerer, però, perché comunque aveva un ritardo di 41,8 da Hjelmeset ai 20,7. Angerer ha guadagnato un paio di posizioni ed è a 37 secondi da Hjelmeset. È vero. Il dato interessante è che i primi 10 in classifica, tranne Viljakzanin, hanno cambiato tutti i materiali. Ecco, non sappiamo Bjerk, ma gli altri sì. Può darsi che possa pagare alla fine, tanto qua siamo andati un po' oltre. Beh, sicuramente una grande giornata per i tifosi norvegesi. Qui in effetti siamo un po' oltre. Il clima è primaverile, ma insomma una primavera che mi ricorda anche maggio, più che aprile o marzo. Vabbè, tanto loro non devono guidare, credo. Sicuramente alla fine della giornata di sci degli altri, perché loro lo sci lo usano per qualche altra cosa. Sicuro. E la giornata è ancora lunga, perché teoricamente ci sarebbero ancora salte combinata. Con il vento attuale la vedo molto molto dura. Allora non ci arrivano alla fine della giornata, i tifosi. Vediamo i 23,7 che cosa succede. Pietro Piller ha un distacco di 18 secondi dal russo. Quanti ne aveva in precedenza? 19, erano 19. E quindi praticamente siamo lì, cambia poco. Qui arrivano, mi pare, Sami Yojärvi il 44 e con lui col 41 c'è Northug, che però non è un fattore in questa gara. Yojärvi che ha... Ragazzi, che roba! Guarda quanto guadagna Yojärvi. Yojärvi che ai 20,7 era ottavo con 1 minuto e 8 da Hjelmeset. Adesso la regia stacca perché va sul treno più importante. Beh, però se questi vanno a prendere Yojärvi ne trovano un altro che può dare una mano. Sì, però questi andando veramente forte, eh. Eh sì. Jakmae 30 secondi di ritardo da Hjelmeset. Però su Viljakzanin, allora andiamo a vedere... C'era una differenza di 11 secondi. Però guarda che Yojärvi ormai è tra gli italiani e lentamente ma costantemente sta guadagnando qualcosa. Finlandia che ha fatica, vinto... ragazzi. Sì. Finlandia che ha vinto un titolo junior in questi campionati del mondo. E l'ha vinto a tecnica libera, ironia della sorte, con un ragazzo dell'87. Ne risentiremo parlare, ma sai qual è la vera svolta in Finlandia? Che stanno arrivando i soldi. Dopo tanti anni con difficoltà qualcosa sta cambiando. Beh, ma perché vince Manninen, vince Kuitunen e non vincono stranamente i saltatori. Però sono entrati anche nell'Euro, in Eurolandia, e anche quello ha il suo peso comunque. Eh sì. Perché l'entrata in Eurolandia è successiva alla grande crisi del fondo e anche quello sicuramente ha aiutato a trovare uno standard, insomma, di un certo tipo. E quale sarà la conseguenza di questa situazione? Che la Finlandia arriverà a Vancouver come forse la squadra da battere. Il campo femminile lo è già, nella combinata nordica lo è già, e il campo maschile cresceranno, perché Yojärvi sicuramente è un fior di atleta e anche Villenusianen è un altro che non va piano. L'importante è che non usino i soldi in modo sbagliato. Speriamo, ma credo che il passato abbia insegnato tante cose anche a loro. Speriamo. Speriamo davvero. Ai 23,7 allora Jakmae ha guadagnato in modo... è Sommerfeld che guadagna su gli altri. Vediamo un po'. Su Viljakzanin dici? No, più o meno sono lì. È rimasto tutto com'era praticamente. Sì, però il dato interessante è quello che stavi facendo notare in precedenza, che si danno il cambio di continuo Sommerfeld e Jakmae, per cui c'è davvero pieno accordo.
Beh, come d'altronde anche Hjelmes e Teestil. Esatto, con la differenza che gli altri due sono compagni di squadra, però in casa Norvegia ne abbiamo visto un po' di tutti i colori e scortesie, non ultima quella di Hjelmes nei confronti di Pettersen nella sprint di Drammen. Eccoli qua proprio, però qui il cambio in realtà non c'è, c'è Hjelmes che fa fatica un pochino a tenere il ritmo di Estil. Così pare, vediamo il tempo però che sarà significativo, credo che rimaniamo lì, vicini a Sommerfeld e Jagmaier. Vediamo se Estil sta ancora in terza posizione davanti a Jagmaier. Sono no, davanti adesso è dietro, adesso l'altro trenino è andato più forte, di poco, ma insomma, infatti praticamente Sommerfeld che aveva 2 secondi di ritardo, quindi guadagna 1, la differenza tra i due trenini è di 3 secondi. Sì, e poi c'è il quinto incomodo, che in questo caso è Tobias Sange, perché se la fa tutta da solo e dovrebbe transitare tra, vediamo, 1 minuto e mezzo. Stanno arrivando diverse email, vi ricordo l'indirizzo è diretta@eurosport.com, questo praticamente è l'ultimo vero weekend degli sport della neve invernale, anche se la prossima settimana ci sono le gare in Svezia, Stoccolma mercoledì se non sbaglio e poi Falun il fine settimana, poi ci sarà il ghiaccio anche come grande protagonista mondiali di curling che almeno per il primo programma iniziano domenica sera, ci sarà il professor Lorenzi che ritorna direttamente da Sao Paolo per commentare insieme a me il curling e poi ci sarà anche il pattinaggio, ritroverete anche la voce, un nuovo acquisto insomma piacevole come scoperta, quello di Angelo Dolfini, che commenterà da martedì invece il mondiale di pattinaggio artistico su Eurosport. Tempo di Angever va paragonato a quelli di Jagmaier e Frode Estil, aveva circa 8 secondi di distacco giù di lì, vediamo. Tanto Andrea dice forza Giorgio e forza Pietro nella gara in cui nessuno vi aspettava, fate il gran risultato per cancellare le delusioni e le sfortune di una stagione non così brillante come magari si sperava, ma certo non può cancellare il vostro valore. Beh, si potevano aspettare i due per questa gara, però è vero insomma che l'incoraggiamento è d'obbligo per i due. Sam dice ma non c'è una regola che due della stessa squadra non possono partire uno dietro l'altro? C'è nel ciclismo ma non c'è nello sci di fondo, forse ci si potrà arrivare, anche se poi nel ciclismo i distacchi tra le partenze sono superiori nel cronometro. Rifornimento per Tobias Angerer intanto. Tanto Dario, segnaliamo che Hannu Manninen, a proposito di Finlandia, ha vinto la Coppa del Mondo perché la gara di combinata è stata cancellata a causa delle condizioni atmosferiche impossibili. Cambio un po' anche il palinsesto di Eurosport, a questo punto speriamo che si possa disputare la gara di salto. Anche se la vedo dura. Tanto sì. Angerer continua ad essere il più veloce in pista perché ha 30 secondi di ritardo dal trenino dei norvegesi. Angerer aveva 36,8 e adesso è 20, questo è 20,7. Adesso è 23,7, cioè dopo 3 km Angerer ha 30 secondi di ritardo e a questo punto rischia di scavalcare Frode Estil e forse anche Jagmaier. Complimenti a lui. Tra le delusioni di oggi io citerei Mattias Fredriksson che naviga molto molto lontano dai migliori, cos'è, sedicesimo, quindicesimo giù di lì, e tra l'altro credo che abbia perso il treno importante dei norvegesi a questo punto, sai? Allora, da Hjelmeset aveva 1 minuto, sì. Sì, Hjelmeset è partito 1 minuto dopo. Lui il jolly l'ha trovato per strada, non l'ha pescato e per cui sarà una gara difficile. Sì, perché Fredriksson ha 2 minuti e 10 di ritardo da Hjelmeset più o meno. Qualcuno questo signore se lo ricorderà, si tratta di Jürgen Brink. Torniamo un po' indietro con gli anni, nel 2003 saliva sul podio nella 50 con tecnica diversa, aiutato da un generoso Anders Södergren, la gara venne vinta da Martin Kukal, ma un risultato un po' particolare, non siamo più su quei livelli per quanto riguarda Brink, dopo il 2003 diciamo che si è spenta la luce per lui. Giorgio dice, scherzando mi verrebbe da dire che Viljaksanin non si è mai visto in stagione perché ha finalizzato l'inverno per l'Universiadi dove ha vinto la 30 con partenza in linea skating e un bronzo nel doppio inseguimento. Poi chiedeva se Pietro fosse mai salito sul podio in classico, in una gara puramente in classico. No, e la cosa più interessante è che il miglior risultato in carriera in classico l'ha ottenuto in una sprint. Però ad Engelberg, la famosa pista degli italiani, arrivò quarto. In una gara su distanza a un sesto posto. Intanto qui siamo su Östensen, Clara,
e l'altro azzurro. Azzurro potrebbe essere Checchi, però non ne sono sicuro. A breve passa anche di Cinzia, dobbiamo aspettare 30-40 secondi, infatti la regia rimane sui 26-7 giustamente. Intanto Licia, credo sia, dice: quando dite che i materiali sono gli stessi, pensate o pensi che anche le solette siano assolutamente identiche? Assolutamente, io credo che i materiali siano completamente diversi l'uno dall'altro. Infatti dicevo che sì, si può prendere un nuovo materiale, magari sciorinato nella stessa maniera, ma magari non rende come quello che avevi in precedenza. È difficile che ci siano due sci identici, molto difficile. Un po' il discorso dello sci alpino, che a volte magari un atleta cade, spacca uno sci e ha la stagione per certi versi rovinata perché era lo sci che andava meglio su una certa condizione di neve. È un discorso per la discesa libera, questo, più che altro. Poi dice: la pista di oggi non mi sembra tipicamente alpina, per riprendere il discorso dei nostri in difficoltà su certe nevi, fatto a Sapporo. Però a Sapporo si è sbagliato con i materiali e poi insomma c'era anche un po' di abbattimento, tanti si sono dopo ritirati. Dopo la 15 soprattutto. Qui invece ci sono motivazioni un po' diverse, la lezione è servita ai nostri skimen che hanno capito come intervenire ed è difficile commettere due volte lo stesso errore, anche se poi questa neve non è proprio la neve amata dagli sciatori dell'area alpina, quindi italiani, francesi oggi non ci sono neanche. Allora, aggiornamento importante però adesso: Vicenta ai 26,7, dove transita Pietro Piller Kotler, ha perso circa 3 secondi da Ville Aczanin, ma guadagna su Pietro Piller che è praticamente sullo stesso tempo avanti di pochi secondi. Pietro aveva un vantaggio di 10 secondi e mezzo di Dicenta ai 23,7, mentre qui siamo su Nuusiainen. È che sta recuperando su Ville Aczanin. Quanto aveva in precedenza da Ville Aczanin? Adesso ha meno di 30 secondi e rimonta. Aveva 34 secondi ai 26,7. Un altro finlandese che salta fuori, quindi sono due quelli competitivi, li avevamo già citati in precedenza, ma non sono due nomi nuovi, anzi tutt'altro. E non sono malaccio neanche in tecnica libera, a dirla tutta. Tanto Bjerke ha concluso il secondo giro. Non si è fermato, credo, a cambiare i materiali. Pare di no. Bjerke, che però aveva guadagnato tantissimo subito dopo lo stadio, poi il distacco è rimasto inalterato nei confronti di Ville Aczanin, sempre sui 34-35 secondi. Ai 16,7, vediamo un po'. Bjerke aveva un ritardo 40 secondi circa, sì. Poi lo tira giù a 34, poi risale a 35-37, insomma più o meno il ritmo è lo stesso tra il russo e il norvegese. Bjerke, che qualcosa di buono l'aveva fatto negli anni passati in Coppa del Mondo, poi ha perso un po' il treno, però d'altronde il Norvegia c'è concorrenza tale che insomma gli effettivi della squadra nazionale possono cambiare da un anno all'altro. Ada dice: scusate, ma se come tutti i lavoratori gli atleti dovessero presentare un certificato medico e non di un medico della squadra, ovviamente, qualora non si presentino ad una gara di un circuito al quale sono iscritti, non sarebbe forse una cosa giusta visto che sono dei professionisti? Allora, nel tennis avviene così, però io non sono sicuro che certificato medico poi sia, come dire, certifichi al 100% la situazione. Sì, insomma, è un po' come la giustificazione della scuola. Credo che anche nel mondo del lavoro sia facile avere un certificato medico che accerti qualcosa che poi in realtà non sempre è. Se il medico fosse della FIS e facesse un controllo ad hoc nel momento in cui si verifica una situazione che non è particolarmente chiara, allora sarebbe un altro discorso. Sì, hai ragione, però il medico della FIS deve avere un jet privato a disposizione per girare l'Europa e cercare No, il teletrasportatore proprio. Ecco, forse è meglio così. Ci prendiamo una piccola pausa sul passaggio di Sommerfeld, torniamo subito. Subito un nuovo aggiornamento. Hjelmeset, il trenino dei norvegesi in particolare, è più veloce di quello invece di Sommerfeld e allora era un secondo il vantaggio di Sommerfeld su Hjelmeset, quindi guadagnano circa 8 secondi. Però dobbiamo aspettare Tobias Sang perché era l'uomo in rimonta in questo giro. Gli italiani mantengono una buona posizione, sono nei 10, io francamente avrei messo la firma per questo risultato, parlare di podio forse sarebbe stato un po' azzardato, ma questa è una gara che dà indicazioni importanti per i prossimi anni, sia per quanto concerne Piller che per quanto concerne Dicenta. Ecco, gli altri stanno facendo un po' di fatica, però Checchi è in buona rimonta. Attenzione che Dicenta mi pare che stia recuperando su Ville Aczanin. Sì, molto.
e deve passare ancora Pietro Piller, però ti segnalo che anche Checchi sta risalendo posizioni lentamente. Allora, vediamo un po', Dicenta su Viljazanin aveva un ritardo di 32 secondi, ai 26,7, ai 28,6 dove è passato da poco, Dicenta a 17,7 a praticamente dimezzato il ritardo. E soprattutto ha sopravanzato Pietro Piller, che sta pagando qualcosa in questo tratto di pista. Dicente ancora in compagnia di Bacikak, mentre Pietro Piller è completamente da solo. Adesso gli italiani sono tutti insieme, credo. Comunque Dicente e Clara sono insieme, perché il distacco tra Dicente e Clara è di un minuto e mezzo sono circa. Insieme. Guardiamo se c'è anche Ostensen con loro. No, Clara ha staccato Ostensen. Clara ha staccato Ostensen e lo sta per superare anche a livello di tempo. Beh, Clara sta facendo una buona gara, sono contento. Vediamo il tempo di Angerer. 30 secondi e mezzo il ritardo di Angerer ai 23,7 e sta per superare sia Jakmaj che Estil. E ce la fa a questo punto, che sta andando veramente alla grande e da solo. Sì, è arrivato un'email di qualche amico che era un po' infastidito per il comportamento di Jelmes e Tedeschi, giusto? Sì, allora andiamo a leggere qualche email. Ecco, Daniele. Daniele da Forni a Voltri, la stessa località di René Cattarinussi, che salutiamo con grande affetto perché ha regalato tanto al biathlon nonostante la vicenda che insomma ricorderete. Dice Daniele: non trovate che quello che stanno facendo i norvegesi Jelmes e Tedeschi l'abbia dell'antisportivo? Non sarebbe meglio regolamentare anche le gare nordiche con una partenza di intervalli come viene fatto nel ciclismo per le gare a cronometro, dove l'atleta raggiunto non può sfruttare la scia dell'atleta che lo ha sopravanzato? È difficile perché alla fine la pista è stretta, non c'è spazio per consentire a un altro di seguire, di non tenere la scia, e purtroppo no. Una soluzione forse potrebbe essere quella di evitare che gli atleti di stessa nazione partano con numeri vicini, ecco, magari se un norvegese parte con il 30, l'altro deve partire con il 33. 32 anche, insomma. Facciamo 32. Un minuto ci sta, secondo me. Però alla fine anche Jakmaj e Sommerfeld stanno collaborando e sono atleti di nazioni differenti. Poi alla fine devono andare allo stesso modo, perché se non hanno lo stesso passo uno si stacca. Sì, esatto. Peraltro qui abbiamo visto Sommerfeld e non mi sembrava brillantissimo. Infatti andiamo adesso a verificare, però vanno su Viljazanin ai 33,4, quindi ha completato, qui non abbiamo visto se è cambiato il materiale. Esatto. Perché è alla fine del secondo giro. Mentre qui siamo su Jakmaj, che a questo punto, no, non è Jakmaj, siamo molto più all'inizio della start list probabilmente. Kaspar Kok potrebbe sì, essere, esatto. È un altro estone. Però è un altro estone che lentamente sta dando qualche segnale di vita, per cui insomma piccoli Verpolu crescono, piccoli però crescono, ed è già una cosa importante. Squadra estone che poi investe tanto in queste discipline. Ricordiamo che l'Estonia ospiterà anche i mondiali di Summer Biathlon in quest'estate, OTP è sempre la tappa meglio organizzata del circuito, insomma senz'altro si tratta di un movimento in salute con pochi praticanti, però da quest'anno si sta investendo anche sulla squadra sprint, vuol dire che c'è l'intenzione di creare qualcosa di interessante, anche perché Verpolu e Mae non credo che vadano avanti ancora per tanto. Io però andrei sui 28,6 che mi sembra più interessante, anche perché stanno passando i norvegesi e c'è un russo con loro, credo, no? Un russo o lo slovacco? Attenzione che allora Sommerfeld ha perso quasi 10 secondi da Viljazanin. Sì, e qui si danno il cambio, mi pare, Estil e Jelmes, con loro c'è Ivan Batori appunto per la Slovacchia, che però non tiene il passo dei norvegesi. Tra Sommerfeld e Viljazanin c'erano 42 secondi, adesso ce ne sono 50, quindi vuol dire che Sommerfeld in effetti sta patendo qualcosina. Mentre Dicenta ha guadagnato tanto in quel tratto che portava allo stadio. Materiali di Dicenta sono quelli di Toby Angerer, ma se tanto mi dà tanto si potrebbe mettere anche bene per il tedesco. Questi quanto hanno? 7-8 secondi? 7,5, quindi rimane praticamente inalterata la situazione in questo tratto. Dicente è il più veloce, aspettando Angerer. Se conosco Estil, se ne ha a 5 km dalla fine, saluta Jelmes e se ne va. Io lo vedo più tirato Jelmes, in effetti. Adesso non so, col cambio di materiali Jelmes avrà i primi. Nel primo tratto lui ha fatto tanta differenza, però secondo me
prima di partire le ha detto: senti Frude, aspettami un attimo che arrivo. No, ma anche perché comunque Estil è un atleta che parte sempre piano. Se andiamo a vedere i risultati di Estil nelle varie gare, anche su distanza più breve, lui nella seconda parte è sempre tra i più rapidi, nella prima assolutamente no. Questi sono i materiali di Estil, sì. E Hjelmeset, però credo. Non lo so, perché erano sci gialli Estil e Matschus, quelli erano, e sono rossi gli sci Matschus, però sono vicini. Comunque sì, probabile che siano anche loro. Quei Fischer potrebbero essere di qualche finlandese, direi. Tobias Angeren intanto è 28,6 per avere il quadro completo. Aveva, lo ricordo, un ritardo di 22 secondi. Intanto ha preso anche lui Mattias Fredriksson, mamma mia. Vuol dire che ha perso 2 minuti e mezzo da Angerer, Mattias Fredriksson. E Mattias Fredriksson purtroppo oggi non è andato benissimo. A occhio direi che qualcosa può aver recuperato Angerer, perché adesso c'è curva contro curva e poi abbiamo la fotocellula. Beh no, se la gioca ancora con Estil e Mae, però francamente da solo è veramente dura. E dovrà farla comunque tutta da solo. Camilla da Roma, l'indirizzo diretta a chiocciolaeurosport.com, dice: volevo sapere se le condizioni di salute di Pietro Piller sono definitivamente migliorate. Dario, sì. Il tempo si commenta, sì, da sé. È migliore. E ha guadagnato ancora tanto. 8 secondi. Beh, per chi non ha mai trenini, non c'è che fare il tifo per Tobias Angeren a questo punto. È fuori dal binario. Quindi per rispondere a Camilla, assolutamente Pietro ha risolto quel problema che sembrava di origine artritica, invece era un virus. Era chiamiamolo un virus. Un falso allarme, mettiamola, sì, esatto, così. Giusto. Andiamo avanti qui con le immagini della gara, ma aspettiamo a questo punto i migliori al completamento del secondo giro, dove c'è Viliak Zanid che ha 31 secondi su Bjerke e 1,11 su Sheldal. Però devono arrivare ancora tutti i migliori. Tanto si è fermato Rönning, si è ritirato Eldar Rönning. Secondo me è meglio così, perché Rönning ha chance di essere secondo nella classifica di Coppa, si gioca tutto nella sprint in alternato di Stoccolma. Questa gara francamente non era la sua. Qui siamo su Bjerke, che praticamente un po' il gatto delle nevi oggi, l'atleta che fa sempre segnare il primo tempo ad ogni passaggio, visto che ha raggiunto coloro che erano partiti prima di lui. Qui siamo su Chris Freeman, oggi non brillantissimo come in altre occasioni, però c'è fermento negli Stati Uniti, c'è una crescita generalizzata dei movimenti del Nord America, sia Canada che Stati Uniti. Tanto Nousiainen cambia i materiali prima dell'ultimo giro. Tempo di Nousiainen nei confronti di Vilezganin, 20 secondi, 25, 22,2. Mi sembra che anche lui stia recuperando sulla rossa. Andiamo a vedere. Intanto Stefano dice: ho visto in prospettiva un po' in difficoltà Sommerfeld, e invece Diesel Angerer continua a macinare. Ma anch'io ho visto Sommerfeld un po' in difficoltà, non mi stupirei se Jakmai lo staccasse, però l'avevamo detto in sede di presentazione della gara. Sommerfeld negli ultimi tempi ha sempre patito l'ultima parte delle gare su lunga distanza. Allora Nousiainen aveva un ritardo di 30 secondi, poco meno rispetto a Viliak Zanin. Ha tirato giù qualcosa, ma è davanti Nousiainen o Yao Järvi? Sono lì, credo. Forse Yao Järvi è ancora meglio. Bravi finlandesi. Ai 28,6 il migliore finlandese era Yao Järvi, che però deve ancora arrivare al completamento del secondo dei tre giri in questa 50 di Holmenkollen. Tra poco. Al passaggio dei 33,4 cambia i materiali. C'è anche Clara dietro di lui. Sì. E adesso trova quei materiali buoni che nel primo giro gli hanno consentito di concludere nelle prime 6 posizioni. E dietro a Vilezganin, ma ha recuperato tanto, adesso avrà una decina di secondi di distacco dal russo. Sono i materiali del primo giro. Dietro c'è Clara e dietro ancora con il 36. Sempre Bajcikak. Che compagno di avventura da inizio gara di Giorgio di Cinta. Ma Vilezganin secondo me lo va a prendere, sicuro. Erano 17, no, erano... Sì, sì. Sì, 17 secondi tra Vilezganin e Giorgio di Cinta. E Ostensen invece è rimasto da solo, a questo punto è dietro anche a Clara.
comunque alla fine del primo giro di Cinta praticamente rispetto ai migliori non aveva perso granché, insomma era stato sotto i 30 secondi praticamente di ritardo. Adesso lo verificheremo effettivamente quando arriveranno i due trenini più veloci. Ha scritto Paola che si lamenta del fatto che vengono criticati gli skimè su Eurosport. Mi sembra che non sia mai accaduto una cosa del genere, anzi il contrario. Poi ognuno probabilmente ha la coda di paglia, se sente una sillaba che non va bene si altera, però francamente ci pare di aver difeso il lavoro degli skimè in ogni occasione. Assolutamente. Magari c'è la tendenza qualche volta da parte di qualcuno a utilizzare, non so, forse l'argomento dei materiali per coprire magari una controprestazione, non lo so, però poi alla fine noi stiamo anche alle dichiarazioni che vengono fatte. Poi se consideriamo che ci sono tutta una serie di atleti che sui giornali più volte si sono espressi con frasi del tipo i materiali fanno schifo, i miei materiali non andavano, che schifo. Noi non abbiamo detto una cosa del genere, infatti, mai. Ma assolutamente, altri invece sì, però non ci riguarda. Sappiamo assolutamente il lavoro che c'è dietro alla preparazione dei materiali. Ci mancherebbe. Pietro Piller sta pagando qualcosa in questa parte di gara, è stato scavalcato da Dicenta, da Nusianen e anche da Bjerke a questo punto. Vediamo se cambierà materiali, credo di sì. Sì, sì, ha girato verso destra per cambiare i materiali. Prestazione che comunque rimane buona per Pietro Piller, ribadisco che non è la sua tecnica. Qui adesso c'è di nuovo Sommerfeld davanti con Jacquemai subito dietro. Eccolo qua il cambio per Pietro Piller Kotter. Il campione del mondo nella 15 skating di Oberstdorf. E su Clara ancora una cinquantina di secondi di vantaggio, però Clara adesso ha un treno buono, se rimane con Dicenta posizioni ne guadagna tante. 53 secondi di ritardo per lui nei confronti del russo. E quindi ha perso 13 secondi. Sì, giù di lì. Questo è un tempo importante invece, quello di Sami Jaujärvi che sta andando davvero forte, si trascina Peter Northug che è partito però un minuto e mezzo prima. Anche il tempo di Northug diventa interessante potendo usufruire di questo traino. Jaujärvi non farà il miglior tempo forse perché cambia materiali, però è lì vicino a Vilezgalin, anzi forse anche davanti cambiando materiali. Sì, però il problema Massimiliano è guardare a oltre metà gara, i primi tre sono lontani dagli altri. Sì, però adesso inizia la gara vera. Quello che si è visto fino al 33-4 conta per il 40%. Ora può cambiare tutto, questo è il miglior tempo in assoluto. E ha cambiato gli sci con una velocità incredibile. Northug si lancia sulle code di Jaujärvi e attenzione a Jaujärvi. Jaujärvi fa paura perché aveva di ritardo 9 secondi da Vilektin e adesso è lui che è davanti di una quindicina di secondi. Questi però hanno davvero un altro passo, sono René Sommerfeld e Jacquemai. Si ferma anche Sommerfeld. Si fermano tutti, ma secondo me l'errore è non fermarsi, c'è solo da guadagnare con il pit stop. Ed è un errore che forse sta pagando Vilektin. Non abbiamo visto se si è fermato poi in coincidenza di questo ultimo giro, non lo so. E hanno 40 secondi di vantaggio su Jaujärvi. Anzi, ce li ha Sommerfeld quei secondi. Vuol dire che Jaujärvi è pericoloso per il podio. Jacquemai rischia di essere dietro Jaujärvi più avanti. Riparte Sommerfeld che va a far segnare ovviamente il miglior tempo. È 28,6. Adesso sono 42,5 su Jaujärvi. Jaujärvi aveva un ritardo di un minuto praticamente. Infatti, Jacquemai rischia forte perché sono rimasti 10 secondi tra lui e Jaujärvi. Vediamo il trenino norvegese se invece è riuscito a incrementare qualcosa. Sembrerebbe di sì, però vediamo. Beh, adesso c'è ancora un po'. Sì, c'è ancora la discesa e poi tutto lo stadio, devono passare ancora davanti al poligono, mentre forse il vento è leggermente sceso, per cui uno spiraglio per la gara di salto forse si apre, che dici? Non lo so, le piante le vedo, gli alberi abbastanza muoversi. Poi rispetto allo scorso giro un po' meno, sì, le bandiere in effetti sono così, abbastanza in movimento. Tempo di questi due sicuramente migliore di Sommerfeld e Jacquemai. Intanto allora gli italiani li abbiamo tutti ai 33-4, allora ricordiamo che Dicenta ha 1 minuto e 10 da Sommerfeld e se andiamo a vedere il 16-7 da Sommerfeld il suo ritardo era di 40 secondi, quindi comunque ha contenuto i danni in qualche modo. Sì, quindi in questo giro ha perso meno che nel primo. Sì. E scusa Dario, se uno negli ultimi 5 km prende la cosiddetta cotta, perde 3 minuti, quindi per questo motivo dico che la gara è ancora aperta, anzi inizia proprio in questo momento. Attenzione che il vantaggio dei due norvegesi
non è abissale, insomma sono ancora lì. No, però hanno aumentato su Sommerfeld, su Yo-Yo Hervey forse hanno perso qualcosa. Senza forse, hanno perso tanto da Yo-Yo Hervey, perché guarda che nei confronti di Sommerfeld se va bene hanno 10 secondi, non di più, ma se va bene, ma non ce li hanno 10 secondi, hanno meno. Sì, probabilmente hai ragione, erano 7,5 di vantaggio del trino norvegese su Sommerfeld. E quei 7,5 rimangono, aspettiamo anche perché potrebbe rappresentare la beffa almeno a metà, a due terzi di gara. Anzi, ha perso un secondo o due. Beh, un secondo, neanche. Beh, allora, Yo-Yo Hervey è l'uomo più veloce in pista, è chiaro che se ogni 4 km guadagna 20 secondi vince la gara. Il trend mi sembra molto evidente. Eh sì. Angever anche lui fuori dai binari, ma è sempre rimasto fuori dai binari. Sì, però è pimpante, insomma uno non si piega così se non è al pieno proprio delle sue energie. Sì, sì, non c'è dubbio. Gran tempo di Angerer, non c'è dubbio. Alessandro segnalava che insieme gli italiani erano Dicenta, Checchi e Clara in precedenza. Quindi molto bene Dicenta, bene Clara, così e così Checchi. Vediamo Angerer in attesa di vedere il suo tempo. Enrico dice, guardando Vigliezzanin, mi domando, dice Enrico, ma la Russia è sul nostro stesso pianeta? Perché come dice Max, atleti che si vedevano a dicembre ora sono scomparsi per far posto ad altri di cui quasi si ignorava l'esistenza all'inizio stagione. E poi dice la stessa vicenda del biathlon, Yarochenko è strana. Sì, lui dice che comunque anche Grice ha cominciato a vincere a 30 sì, anni. Però non è la stessa cosa. Sì, no, Grice è 6 anni che lo seguiamo. Mentre Yarochenko l'abbiamo visto lo scorso anno dopo una carriera in Coppa Europa, però il sistema russo è diverso per il biathlon, quindi non mi sento di crocefiggerli, perché loro hanno tanti atleti iscritti alle gare nazionali, magari qualcuno trova buon livello più avanti con l'età, non sono precoci magari come tedeschi o norvegesi, questo sì, poi ci sono le eccezioni tipo Maxim Chudov per citare un atleta. Abbiamo il quadro completo ai 33 km e 4. E abbiamo davanti un nome nuovo. Angerer ha guadagnato 17 secondi sul trenino norvegese. A proposito di biatleti mancati, perché Angerer è un biatleta mancato. Si allena addirittura a Ruppolding, anche se nelle ultime due stagioni fa la spola tra Ruppolding e Oberhof. Potrebbe nel finale di carriera magari provarci. Beh, a lui piacerebbe quando ci sono le gare a Ruppolding, se non ci sono concomitanze con lo sci di fondo, lui è sempre presente. Mancano ancora più di 16 chilometri e sono tanti a questo punto della corsa. Nusiainen, davanti c'è Vigliezzanin e Nusiainen aveva 22 secondi di ritardo. Ha perso. Quindi perde circa 9 secondi. C'è anche da dire che è molto difficile fare proiezioni, perché è chiaro che in alcune zone si guadagna, in alcune zone si perde a seconda dei materiali che si hanno. La differenza la fa il bosco, a mio avviso. Jacopo da Chioggia dice, per il prossimo anno mi augurerei un cambiamento più culturale che sui risultati migliori per quanto riguarda il fondo. Non è possibile che in Italia ci siano poche migliaia di spettatori nelle poche gare che si svolgono, mentre in Germania e in Norvegia ci sono ordinariamente 50.000 persone ad assistere alle gare. Ma questo non è proprio così vero, perché insomma in realtà in Val di Fiemme ho sempre visto tanta gente, ce n'era tanta per il Tour de Ski. Sì, c'è anche da dire che invece Cogne non è stata una grandissima tappa, perché ragazzi, cadeva a metà settimana. Ma esatto, ma poi vi ricordate anche, era una tecnica classica, sì. C'era il discorso che era un recupero, insomma se ci fosse stata la sprint ad Aosta probabilmente avremmo avuto un'immagine diversa forse da questo punto di vista. Sì, sì, è vero. E aggiungo anche che se la gara va così rischiamo di piazzare sicuramente Dicenta nei 10 e sarebbe un buon risultato, per cui possiamo comunque essere contenti. In alternato non è che sia arrivato di meglio negli ultimi tempi, anzi. Comunque è chiaro, è un'altra cosa fare una gara solitaria, però piuttosto che farla in trenino, però sono d'accordo anche con Andrea che dice non estremizziamo facendo i paragoni col ciclismo, trovare il trenino buono è sicuramente un grosso vantaggio, ma secondo me non è la stessa cosa che stare in scia ad un fondista a velocità di 15-20 km e stare in scia ad un ciclista a 50-60 orari. Ma sì, il discorso velocità è condivisibile, però io credo che il trenino alla fine sia più decisivo qui.
e credo che la storia lo insegni, perché ricordatevi anche cosa è successo tra Belmondo e Dicenta in un mondiale con Dicenta che ha trovato il terreno di Belmondo, ha guadagnato tanto terreno sulla scia di Stefania, poi l'ha attaccata nel finale. Magari non avesse trovato Stefania, non saliva neanche sul podio. No, è vero, è importante, hanno una logica diversa i tre. Sì, non è che tra ciclismo sì, e fondo. Non si può fare questa comparazione, io trovo che sia più importante qui. No, diciamo una cosa, secondo me è questo il discorso. Il trenino aiuta molto a risparmiare energie nel gruppo o se sei in fuga nel tentativo di recuperare. Nel fondo, se hai il trenino buono, non risparmi energie, puoi guadagnare secondi sugli altri. Infatti. È un po' questa che è la differenza in sintesi. Pausa. Get set as the tension reaches new heights in the Eurosport Winter Park. Di nuovo in diretta con le immagini da Holmenkollen, dove il clima è assolutamente di festa come è normale che sia, si prende un po' di sole in una giornata così bella e si fa il tifo per i norvegesi. E oggi all'inizio si pensava che ci potessero essere davvero grandi soddisfazioni, si aspettava la Bjørgen, ha deluso e ovviamente si aspettava Hjelmeset, però adesso bisogna vedere perché ci sono i tedeschi che sono andati finora molto forte, intanto ai 37.4 e Dicenta ha lasciato qualcosa sul piatto perché ha perso da Vilesganin. Erano 13 secondi di differenza e adesso sono un po' di più. E parecchi di più. Vediamo anche il tempo di Pietro Piller, che magari è rigenerato dal cambio di materiali. Andiamo a vedere anche la posizione degli altri e magari diamo anche qualche giudizio e valutazione, perché voglio dire, siamo qui anche per quello. Intanto vediamo Pietro dove si va collocare in sesta posizione, 1.10 sui tempi di Bajcikak, che è in compagnia di Giorgio Dicenta. Ad esempio Santos dov'è in questo momento? Santos ai 37.4, andiamo a vedere l'ultimo aggiornamento, si trova in 18ª posizione con 4 minuti e 35 da Viljegdanin. Sì, per avere una situazione un attimino più precisa bisognerebbe vedere in che posizione era quando sono passati tutti, quindi ai 33, credo che fosse fuori dai 30, giusto? Allora, andiamo a vedere, ai 33 Santos si trova in 32ª posizione. Beh, magari se qualcuno di quelli davanti crolla c'è chance di portare a casa qualche punto, ma nel complesso non so come valutare questa prestazione. Anche Checchi, che aveva recuperato un po' di terreno a metà gara, resta a ridosso della 27ª 28ª, Scola invece più indietro, insomma un uomo per i 10 di Cento e due uomini per le prime 20 posizioni, Pietro Piller e Roland Clare in questo momento. Jauja Ervi mantiene praticamente il vantaggio che aveva i 33-4 nei confronti del russo Vilesganin. Questo è un tratto di pista dove perdiamo solo noi praticamente, evidentemente abbiamo materiali che non sono adatti. Un tratto impegnativo, questo è un tratto di tenuta poi, perché c'è la salita dopo l'uscita dallo stadio, non lo so, ho delle perplessità. Comunque Bjerke ha 8 secondi da Dicenta, quindi credo che anche lui abbia recuperato qualcosa, ma Bjerke era stato molto veloce in questo tratto anche nel giro precedente. Sommerfeld su Vilesganin aveva un vantaggio di 55 secondi e ha sempre meno. Sommerfeld su Vilesganin aveva aveva tanto, i 33-4, adesso ha meno. Non su Vilesganin, su Jauja Ervi. Sì. E Jauja Ervi sta facendo una gara davvero buona. In questo momento l'uomo più veloce in pista. Vediamo cosa combinano i due norvegesi, che sono prossimi. Eia, eia, si sente il coro dei ragazzini a fare il tifo per i norvegesi. Jauja Ervi comunque è sempre lì, 36 secondi da Sommerfeld, ha guadagnato ancora qualcosa su Jakmai, è apertissima la lotta per la terza posizione, però non dimentichiamo che teoricamente Sommerfeld, che sarebbe terzo, ha buon vantaggio su Jauja Ervi, oltre 30 secondi. Jauja Ervi ha preso 5 secondi a Jakmai. Sì, no, guadagna costantemente, sicuramente l'uomo più veloce in pista negli ultimi 10 km, eccezione fatta per Tobias Sangever. Comunque ribadiamo forse il concetto, alla fine dei primi due giri, dei tre previsti, sono tre uomini che hanno almeno 25 secondi di margine su tutti gli altri. Esatto, adesso io voglio capire quale sarà la strategia di Estil, perché se rimane in scia Hjelmeset non porta a casa niente oggi.
perché deve staccare alla fine se vuole provare a stare davanti a Janeset o non perdere dagli altri, ma quantomeno se vuole provare a salire sul podio. Con questo tempo dovrebbe essere quarto, perché poi transiterà anche Anger, però hanno guadagnato tanto adesso, 16 e mezzo su Sommerfeld, hanno guadagnato 6 secondi e mezzo. Vediamo Anger, probabilmente hanno avuto un riferimento sul tracciato dai loro tecnici che no hanno... scusate, di più, erano 6 secondi che avevano di vantaggio, hanno guadagnato 10 secondi. Sicuramente i tecnici hanno dato un riferimento e stanno guadagnando, perché o comunque hanno aumentato il ritmo, perché Anger sta andando forte. Da dietro chi è che rimonta? C'è qualche nome nuovo? Kaspar Koch è nei 20, mi sembra un atleta che stia recuperando posizione. Geert Dahlen è tra i primi 15 ai 33-4. La regia va subito a pescare Anger. Anger è stato il più forte nel secondo giro, credo, tempi alla mano. Sì, sì. Perché Anger alla fine del primo giro aveva un ritardo di 42 secondi da Hjelmeset e ne aveva 35 da Sommerfeld, quindi vuol dire che insomma ha guadagnato parecchio. Beh, ricordo che per conquistare la coppetta di specialità bisogna di una terza posizione, forse fa qualcosa anche meglio. Anger ha dato 45 secondi ai due norvegesi. Guarda che ha guadagnato ancora, ha guadagnato ancora. E ha preso altri 6 secondi e mezzo. Questa sarebbe la vittoria numero 10 in carriera per lui. Non è che siano tanti fondisti arrivati in doppia cifra. In attività ci sono solo Etland e Svart, peraltro le vittorie le hanno ottenute quasi tutte in prove sprint. Vicente su Biljak Zanin aveva 39 secondi di ritardo ai 37,4 dopo 3 km. Vediamo. E c'è Clara sempre con Giorgio Di Centa e Bancikak davanti, sì, che adesso tira. E qui hanno recuperato. Sì, senza dubbio, perché il distacco è leggermente superiore ai 20. Beh, 30 secondi, dai, 30 secondi. Quanto aveva? Qualcosa di più, vero? Sì, sì, erano 40 secondi praticamente. 35, insomma. Quindi prende 7-8 secondi Di Centa in questo tratto. Rifornimento per i due azzurri. Rifornimento riuscito, perché ogni tanto capita anche di mancarlo. E qui non è facile però per chi dà rifornimento a due atleti della stessa squadra, questo, complimenti. Sì, era uno di quelli più complicati, un po' come quelli in traffico di Sapporo, ecco, lì forse dal punto di vista logistico si è sbagliato qualcosa. Clara viaggia intorno comunque alla 15ª posizione. Sì, Clara adesso 17esimo e deve andare a prendere Fredriksson, che è avanti di 20 secondi. Poi c'è Skjeldal che sta perdendo lentamente terreno, ha chance di essere nei 15, sarebbe un grande risultato. Ecco, chi sta guadagnando tanto è Nordhug, che ha trovato questo trenino chiamato Yao Järvi che gli sta facendo recuperare tante tante posizioni in serie. Guardate come si è organizzato quel ragazzo con anche il sacco a pelo per non perdersi niente di questa gara. Ecco, qui abbiamo un riscontro importante. Bjerke ha ceduto in maniera repentina, perché Bjerke è sempre rimasto tra i 30 e i 40 secondi di distacco dal russo Biletzganin. Adesso siamo sopra il minuto e anche di parecchio. E Bjerke alla fine dei due giri aveva 32 secondi di ritardo, adesso è più di un minuto. È quasi 1,10. Qui invece siamo su Pietro Piller, che arriva ai 44, però sta tenendo Pietro, Qualche posizione la può anche perdere, ma io sono convinto che questa sia una prova convincente che potrebbe dare una svolta anche alla sua carriera e fargli capire che con certe condizioni può diventare forte anche in alternato, forte anche per vincere, un po' come è successo al francese Vitot, oggi assente per motivi che non conosco. Erano 32 secondi di differenza con Di Centa, e su Di Centa sta guadagnando, mi pare, erano 23 contro 48, ha preso 7 secondi Di Centa, sì, sì, credo. E ha avuto la grande sfortuna di essere sempre da solo. Invece andiamo su Yao Järvi. Yao Järvi aveva una quindicina di secondi di vantaggio su Biletzganin, forse qualcosina meno. No, meno ancora, 5, sì, 14. E c'è sempre Nordhug che non è mai andato davanti a tirare. Adesso hanno raggiunto un altro atleta che potrebbe essere Magal. Sì, è Magal.
Vediamo un po', dovrebbe aver forse incrementato, ma leggermente. Sì, di poco, un paio di secondi. Esatto, da 14 a 16. Però chi guadagna terreno è Nortuk, che lentamente sta scalando posizione. Tanto Licia dice: io ho la teoria che lo sviluppo dello skating abbia cambiato sensibilmente in peggio il passo classico, fatti salvi alcuni nordici, si vedono oggi molte sciate rigide, indietreggiate, Angerer tedeschi in testa, dice. Ho fatto in tempo a vedere vecchi filmati di Mieto, ricordo Wasberg e anche lo stesso Svan, erano tutt'altri ballerini sul passo classico, danzavano, dice. Sì, dice. È anche vero che i materiali erano diversi, è anche vero che ormai è un fondo diverso in cui difficilmente ti puoi permettere di lasciare da parte una tecnica. Quindi sicuramente ci sono gli influssi anche dello skating sull'alternato, per quello che può influire lo skating sull'alternato. Tanto attenzione, se ne va Jakmaj forse, ha preso qualche metro su Sommerfeld. Sommerfeld passa in testa. Sì, però Jauhjärvi un secondino ogni riscontro cronometrico lo guadagna, anche qui ha tirato giù qualcos'altro. E forse però Jakmaj ha capito che la sua posizione era in pericolo e forse ha capito anche che Sommerfeld non era più riferimento di un certo tipo. Eh sì, anche perché dopo tutto Jakmaj, rimanendo con Sommerfeld, nella migliore delle ipotesi sarebbe arrivato quinto, tanto vale rischiare. Magari salti, però ci hai provato. Tanto a bordo pista davvero si campeggia la grande, ce n'è per tutti i gusti. Adesso ci dovrebbe essere il treno norvegese, eccolo qui, vediamo se sono insieme. Credo che anche Estil debba provare qualcosa nel finale. Aspettiamo di capire, ricordo che Angerer aveva 10 secondi su Hjelmeset e Angerer sul compagno di squadra aveva 26 secondi, cioè su Sommerfeld. Sono ancora insieme, davanti c'è Estil. Estil che purtroppo qui ad Holmenkollen ha sempre raccolto poco nella sua carriera, ha un podio nel 2001 in classico, gara vinta da Elofsson. Estil davanti. Beh, su Sommerfeld potrebbero aver incrementato, avevano 16? 17 sì. Avevano 16 e mezzo. Sì, hanno incrementato. Sì, qui fa fatica Sommerfeld, mezzo passo pattinato da parte di Estil. È stata un po' la polemica di Sapporo, hanno incrementato di 3 secondi e mezzo i due norvegesi. Sì, la polemica era la seguente: se tu davi 3 colpi di pattinata eri squalificato, se ne davi 2 era buono. Questo era un po' la discriminante tra rimanere in gara ed essere squalificato. Vileksanin intanto ormai è vicino al traguardo. Giorgio chiede se Angerer ce la farà oppure crollerà nel finale. Chissà. Tanto aspettiamolo al prossimo passaggio, che è quello dei 40 km e 400 metri. Ai 44, quando manca praticamente Angerer, comunque Di Centa e Pietro sono dei 10, però sono... Anzi, Pietro è insediato da Bjerke per la sua posizione. Di Centa invece ha un secondo e 40 da Hjelmeset. Però mancava ancora Angerer, cioè manca ancora Angerer. Sì, sì. Vileksanin incrementa ulteriormente su Bjerke. Ecco qui. Eccolo Angerer. Qua Angerer. Aveva una decina di secondi. 9 per la precisione, adesso qualcosa meno. Ha perso qualcosina. Ma spiccio riguardo. Beh, ha si decide. Un secondo e 8 decimi. Si decide tutto in 10 km con tanti atleti ancora in lotta per la vittoria. Spesso e volentieri ad Holmenkollen abbiamo visto gare con una forte selezione e distacchi enormi. Oggi, francamente, i distacchi sono contenuti perché sono in 6 nel giro di un minuto. E il sesto è Jauhjärvi. Allora, Sommerfeld perde un secondo e mezzo da Angerer. Jakmaj perde un secondo praticamente. Jauhjärvi inalterato ha guadagnato 8 decimi. Vileksanin perde un secondo e mezzo. Di Centa era 1,46, Di Centa ha insomma
ha guadagnato perché era 1.54, 8 secondi ha guadagnato su Angerer. Ma anche Pietro Piller ha guadagnato. Io ho un grosso dubbio, io ieri al termine del primo giro quanto aveva di distacco? 1.04, adesso un minuto. Però su Angerer ha perso tanto, ha guadagnato sugli altri ma ha perso su Angerer. Il trend dice che Angerer è l'uomo più veloce in pista nell'ultimo giro e mezzo, vedremo se lo sarà anche negli ultimi 10 km. E nell'ultimo tratto gli italiani stanno facendo un buon ritmo. Prendiamo una pausa. Siamo su di Cento, atteso ai 43.4 di Holmenkollen. Sempre con Bajcikak e Roland Clara. Quanto aveva da Bilesgen nei 40 km di Cento? Aveva 13 secondi. No, un po' di più. Sì, yeah. Di più. 30 secondi. 29 praticamente per essere esatti. E quelli sono rimasti. Perso un secondo, ma non molto di più. Sì, Villeneuvenen li ha portati di mano, è sempre avanti di 2-3 secondi, anzi su Nusenen hanno guadagnato 2 secondi quelli del gruppo di Dicenta. Però si tratta sempre di spiccioli. Non abbiamo visto ancora grossi cedimenti repentini che in genere contraddistinguono questo tipo di gara. Dato mi pare che Santos stia recuperando qualche posizione per poter finire nei 30. Sì, ce l'ha dura, però anche Checchi comunque lì al limite. Kukala è dietro Santos di 8 secondi, ma dato che Kukala... Comunque il trend di Santos è in crescita, quindi nei 30 dovrebbe rimanere. Sì, sì. Siamo su Bjerg che credo sia il primo a concludere la gara. Tempo sarà 2.21-2.22. Togliamo 4-5 minuti per i migliori, il totale dovrebbe essere attorno a 2.17 per il vincitore. Quindi un tempo molto più elevato rispetto a quello di Verpolo di due anni or sono con la stessa tecnica che vinse con 2 ore 10. E d'altronde la temperatura è abbastanza alta. Una neve faticosa, una neve dura che non ti consente di avere quella grande scorrevolezza che puoi avere con condizioni un pochino più... come ti posso dire, posizioni diverse con temperatura più bassa. Pietro Piller-Kotter che era decimo dopo i 44. Pietro rispetto al russo aveva un ritardo di 55 secondi. Sì, ma aveva 25 secondi da Dicenta e praticamente li ha tenuti, dai, adesso sono 23. Comunque sta recuperando qualcosa sul russo. Ma comunque se Pietro Piller è nei 10 porta a casa un risultato a mio avviso di assoluto valore. Poi uno può leggere le gare in maniera diversa e può dire che conta solo il podio, però a volte secondo me piazzamenti possono avere un significato importante per un atleta, possono cambiare anche una carriera di un atleta che magari apre nuove frontiere che ha sempre tenuto chiuse per motivi anche psicologici. Sì, o di convinzione magari di poter non essere competitivo come vorrebbe magari in certi format di gara piuttosto che nella un'altra tecnica. Però tanto siamo a registrare il primo tempo che abbiamo al traguardo con Bjerke, se la proiezione è giusta potrebbe finire nei 10, di sicuro starà nei 15. Sì, e quindi il tempo del vincitore dovrebbe essere attorno a 2.18.30. Jauja Ervi intanto su Viljaksanin probabilmente perde, sì. E ha perso anche Nortug, che non è più con lui. Quindi vuol dire che il tempo di Pietro è positivo, perché se guadagna lui sul russo, guadagna anche di più sul finlandese. Ma è positivo che gli italiani siano pimpanti in questo finale di gara. Piccolo rischio di caduta per Skjeldal in quella discesa. Skjeldal che farà segnare il secondo tempo, però nel complesso ha disputato un'ottima gara. Cioè, consideriamo che questo è un ex atleta che ogni tanto interviene anche nelle discussioni così, quelle più accese che si aprono all'interno della squadra norvegese. Skjeldal è stato uno dei pochi a dire che il futuro dello sci secondo lui è la scalata tipo quella del Cermis. È stato uno dei pochi norvegesi a dirlo, lui e Ulvang, tutti gli altri contro. L'avranno pregato di fare qualcos'altro da quel momento in poi in Norvegia. Beh, le donne non la vedono come lui, mettiamola così.
Sommerfeld 18 secondi, 43-4. Sì, Sommerfeld che però non ha più Jacmaj che l'ha staccato. E Jacmaj gli può anche recuperare quei secondi. Jacmaj gli ha preso 12 secondi, pochi chilometri. Ma soprattutto Yauja Ervi ha guadagnato tanto su Sommerfeld e quindi vuol dire che sta andando in difficoltà da solo Sommerfeld. A questo punto il podio credo che è difficile difenderlo. Insomma, più o meno quello che ci aspettavamo riguardo Sommerfeld. E per il podio ci può provare nessuno, perché secondo me il podio sarà anche per Jelmes e Testil. Però Jacmaj, vediamo un po'. Però su essi la distacco importante, 20 secondi sono tanti. 44 però dove Jacmaj ha... Tanto qui vediamo passare Santus. E dietro... Altra Italia dietro. C'è Di Centa. A Clara si è un po' staccato, però non manca tantissimo la fine. E Di Centa riesce sempre a dare molto nel finale. Sì, è vero. Però 5 km se ti stacchi sono lunghi, da percorrere. Beh, Di Centa supera Nuisianen. Il 43-4 aveva 3 secondi di ritardo a Nuusiainen. E guadagna qualcosina anche su Vilesgen. Mamma mia, il vantaggio di Jelmeset nei confronti di Frode Estil è veramente aumentato in maniera esponenziale. Raddoppiato il vantaggio. E sono primo e secondo. Tra l'altro in 3 km ha perso tanto Sommerfeld. Sì, hanno guadagnato tantissimo loro, Sommerfeld è crollato. Aspettiamo anche per capire se riuscirà a difendersi. Allora, Jacmaj, no, paga parecchio da Jelmeset. No, dai, io credo che quindi, per il podio, sì, il podio è fatta. Per il podio non ce n'è, a meno che Angever non crolli in maniera verticale, ma non ho motivi per pensare in un cedimento di Angever. No, ma soprattutto Jacmaj non vedo come possa colmare gli oltre 30 secondi di ritardo da Estil. Sì, è in palio la quarta posizione con diversi atleti in lotta. E arriva anche Tobias Angerer ai 43-4. Tanto per gli appassionati di salto con gli sci, diciamo che la partenza della gara è stata posticipata alle 16:20. Io non so se si gareggerà, insomma vedremo. Se il vento rimane tale, le chance sono poche. 8 secondi tra Angerer e Jelmeset, c'erano i 44. Adesso sono meno, ma è sempre davanti Angerer. Sì, sono 5 secondi. Che carattere comunque. Qui ha ripreso l'atleta partito con il 35 che è Ostensen. Che non aveva cominciato male, insomma. Vuol dire che ha recuperato, mamma mia, tantissimo. 9 minuti. Pietro Piller-Kotter, dietro di lui c'è Valerio Checchi. Partito 4 minuti prima del Veneto, del Sappadino. Andiamo a Pietro Piller-Kotter. E qui ha perso, qui ha pagato, perché è stato scavalcato da Bajcica che era davanti, cioè che era dietro a Pietro Piller nel riferimento precedente. Bajcica che aveva 7 secondi di ritardo da Pietro Piller-Kotter. Ma Bajcica che approfitta del forcing di Dicenta che sta guadagnando tanto terreno un po' su tutti. Attenzione, qui cosa succede? A Yauja Ervi. A Yauja Ervi è stato staccato da Nortug, non è lui che ha staccato Nortug, la situazione è un po' diversa. Quindi anche il finlandese forse paga qualcosa nel finale e soprattutto Jiri Magal ha anche lui aumentato il ritmo. Eh sì, e Yauja Ervi mi sembra un po' le cozze, però c'è da dire che rispetto a Vilesgen ne ha guadagnato, evidentemente sono gli altri due che stanno facendo sul serio, ossia Magal e Nortug. C'erano 10 secondi, adesso sono 18 di vantaggio per il finlandese. Che quindi è avvantaggiato perché, pur essendo un po' in crisi, trova due partner di viaggio importanti per gli ultimi 4 km. Vilesgen in al traguardo con vantaggio superiore al minuto e 30. Situazione definitiva ai 43-4 mentre arriva Vilesgen al traguardo che fa segnare il miglior tempo. Va davanti a Bjerke. Ha incrementato ancora nel finale. È una grande prova di questo russo che francamente ha avuto pochi riferimenti durante la sua gara se non quello di Bjerke. Bjerke gli ha dato più di 30 secondi nell'ultimo tratto, insomma in 6-7 km. Allora il 43-4, abbiamo 3 italiani nei 16, nono di Centa, decimo Pietro Piller-Kotter, sedicesimo Clara, 25esimo Checchi che sta tenendo, Santus 27esimo,
Scola 31esimo. Jagmaj un'ottantina di metri di vantaggio su Sommerfeld. Tempo di Jagmaj migliore, no, è già dietro Yao Järvi. E quindi c'è il sorpasso. A questo punto Yao Järvi punta anche René Sommerfeld. Grande crisi per il tedesco di Oberwiesenthal, stessa località di provenienza di Claudia Künzel. Quindi Yao Järvi e Dicenta i più veloci, tranne chiaramente Angerer e il trenino norvegese. Sì, aggiungiamo Northug che sta andando come un treno in questa parte finale della gara, però Northug è fuori dalla lotta per le prime 10 posizioni, almeno per adesso. Dicenta, se continua così, potrebbe confermare l'ottava posizione, io credo, no? Considerato che ci sono i due norvegesi e Angerer davanti. Sì, a meno di cali repentini è difficile andare a prendere quelli davanti, perché Vileskanen ha 24 secondi da gestire in 5 km, mi pare che abbia finito anche forte. Almeno se paragoniamo il tempo di Vileskanen a quello di Bjerke. Intanto sugli spalti di Kanti Masinski ho visto una bandiera della Ferrari, qui ho visto una bandiera del Brasile, come dire, si estendono i confini. Comunque Dario, sai che Yao Järvi è quello che guadagna più di tutti, perché su Jelmeset ed Estil rispetto alla fine del giro precedente ha tirato giù qualcosa, ha tirato giù 10 secondi. Aspettiamo anche perché chiaramente è il punto di riferimento fondamentale. Buona gara di Yao Järvi, peccato che ha perso troppo nel primo giro. Sto guardando la differenza tra Yao Järvi e Dicenta, però è Dicenta quello che guadagna di più, sì, anche più di Yao Järvi. Sì. Quindi il finale è al momento quello di Dicenta, il più forte, aspettando Angerer che sta arrivando ai 45.3. Sì, ci sono 2 secondi di differenza negli ultimi 5 km tra Dicenta e Yao Järvi a favore di Dicenta. Eccolo qui Angerer. Che 43.4 aveva un vantaggio di 5 secondi su Jelmeset, ma stava perdendo. Beh, insomma, Angerer inizialmente ha definito la sua stagione deludente, poi chiaramente ha ritrattato perché ha portato a casa Coppa del Mondo e Tour de Ski. Arrivasse anche una vittoria in alternato a Dolmen-Cullen, credo che la sua andrebbe considerata una stagione trionfale. La medaglia alle Olimpiadi, ai mondiali, l'ha persa forse più per il meteo che per colpa sua. Quindi Skating chiaramente. Sì, sì, forse dietro, sai. No, no, ancora avanti, altro che aveva 5 secondi e quei 5 secondi rimangono. Anzi, aumenta il vantaggio di Angerer, 1,5 secondi su Jelmeset. Gran finale, una bella lotta tra il campione del mondo della 50 Jelmeset e il dominatore della stagione Tobias Angerer. Esattamente, siamo su Kaspar Kok. Alessandro dice: arrivare nei 10 è un grande risultato, come per uno scalatore nel ciclismo arrivare nei 10 in una cronometro lunga. Serve per il morale, ma anche per impostare al meglio gare come il doppio inseguimento. Sì, è un concetto che ho espresso in maniera un po' contorta in precedenza, è vero, condivisibile. Qui siamo su Villeneuvesen che sta concludendo la sua gara. Sarà dietro a Vileskanen, ma davanti a Bjerke a questo punto. E nel finale ha pagato parecchio questo ragazzo finlandese. Comunque, ci sono 6 italiani in zona punti. In alternato direi che è un grande risultato di squadra, visto quello che era successo in stagione, perché anche Scola è risalito qualche posizione. Facendo il quadro, Dicenta è 8° ai 45.3, Piller è 11°, Clara 15°, Checchi 25°, Santus in recupero 26° e Scola 29°. A livello di squadra sicuramente una prestazione molto molto solida. Pietro Piller rischia perché c'è Northug che sta tornando sotto a velocità molto molto sostenuta e deve recuperare 10 secondi nei confronti dell'Azzurro. Per quanto riguarda le altre posizioni credo che non ne possa perdere Pietro Piller, male che vada sarà 13°, 14°. Si è fermato Pankratov, si è fermato Brink, oltre a Roenig che avevamo già citato in precedenza. Qui rettilineo finale per Villeneuvesen, che comunque porterà a casa un risultato più che discreto, a ridosso delle prime 10 posizioni, anzi addirittura dentro. Sì, dalla classifica di oggi mancano i russi, Massimiliano, a parte Vileskanen.
e fa abbastanza specie. Abbastanza. Anche perché Lechkov non è partito, Pankratz si è fermato, Shiryaev ciao. Sì, abbiamo spiegato che in passato i russi su Rochev, queste nevi... Rochev? Ma Rochev sui 50 km lo vedo un po' in difficoltà, però comunque in passato su queste nevi avevano sempre ottenuto grandi risultati con Prokhorov. Botinov quando ancora gareggiava addirittura per la Russia, poi ha vinto da austriaco, però insomma la scuola è sempre la stessa. Sono arrivati con uomini di secondo livello, ecco, non ci sono Dementiev, non c'è Lechkov. C'è Vito per la Francia, non c'è Verpalu, ma Verpalu insomma praticamente è saltato tutta la stagione. Sì, non c'è Södergren, ma abbiamo detto che ha dato a forfait praticamente due giorni prima della gara a causa un'influenza. Lui è un altro di quelli molto soggetto a malanni, una specie di Teichmann o Bauer della situazione. Chris Freeman, siamo nel finale, Freeman era ventesimo in 45-3, vediamo se manterrà questa posizione, aveva 5-0-3 da Angerer, rispetto a Vilegzanin il ritardo era di 3,5 più o meno. Tra l'altro questa gara però in tecnica libera è stata vinta anche da un canadese, Harvey, perché lo cito? Motivo semplice, agli ultimi mondiali junior che si stanno disputando a Tarvisio e località limitrofe è salito sul podio il figlio, Alex Harvey, per gli amici Alexa, ed è considerato davvero un talento perché è forte in ambedue le tecniche, il Canada credo che abbia bisogno di un uomo con quelle caratteristiche, ecco. Dato significativo che sia figlio del primo uomo ad aver vinto in tecnica libera Dolmen-Cullen, ossia Harvey. Correva l'88 quando Harvey vinceva da queste parti e sul podio c'erano due italiani, Silvano Barco e Maurizio De Zoli. Due pionieri in qualche modo. Sì. Ci avviamo alla conclusione. Intanto Giorgio dice attenzione al finale zompettante di Helmerstedt per un grande, una grande conclusione della 50. Sta arrivando anche Fulvio Scola con il pettorale 21, qui siamo sul 28, un atleta finlandese. Scola è subito lì davanti. Scola che comunque qualche punticino lo porta a casa. Non lo so perché aggiornando poi i tempi Scola è 32esimo, adesso è 45-3. E deve recuperare un minutino sul 30esimo. E non è facile. Direi difficile. Saranno 5 gli italiani a punti, molto probabilmente 3 nei 15. Eccolo qua, Giorgio Di Centa che ha avuto un buon finale, ottavo ai 45-3. Vediamo su Vilegzanin quale sarà poi la differenza alla fine. 15 secondi. Ha recuperato ancora, Anche meno di 15, sai. Gran finale di Giorgio. Comunque Vilegzanin è andato molto forte anche lui nel finale. Comunque è una favola superlativa, dai. Sì, sì. Aspettiamo anche Clara, dovrebbe essere quello in fondo, Clara. Sì, quello là in fondo. Direi che insomma gran gara di Giorgio che si saluta con Bajcikak, fondista vero, sì, davvero compagni di avventura praticamente per 45 km. Bella questa immagine, come tutti quelli che gareggiano oggi, perché nel 50 dopo una stagione del genere ci vuole veramente qualcosa in più per stare in gara. Sì, però è importante che tutti gli azzurri finiscano questa gara, insomma. L'indicazione che era emersa dopo la 50 dei mondiali di Sapporo non era stata positiva. Sì, Valerio ha scavalcato Pietro Pillerkotter che forse è in difficoltà nel finale. Dicevo, l'indicazione che era emersa nella 50 di Sapporo non era positiva. Alla fine aveva concluso solo di 100, tutti gli altri si erano fermati, qualcuno non era partito. Invece questa volta la situazione è stata diversa. Magari sono stati anche un po' pungolati per questo fatto gli azzurri e hanno voluto concludere la gara e rischiano di essere tutti nella zona punti. Qui Pietro Piller però mi pare che risponda alla grande. Sì, sì, torna davanti Pietro Pillerkotter su Valerio Checchi. Jauja Ervi che sta andando forte in questo finale. Ha scavalcato nuovamente Peter Northug, non vedo Irgi Magal nei paraggi. Per avere il tempo di Pietro Piller dobbiamo sommare 2 minuti a quello di Jauja Ervi. Ecco, ci ha pensato la regia. Pietro era 11esimo ai 45-3. Gerdalen ha avuto un grandissimo finale.
infatti è andato a scavalcare Bacica e sarà davanti, davanti anche a Pietro Piller, che sarà in sesta posizione davanti a Bjerke. Northug è il pericolo per perdere una posizione per Pietro Piller-Kotrer, se si difende su di lui rimarrà credo in undicesima posizione. Ma Ghiardale ha guadagnato tantissimo su Pietro nel finale, su tutti credo. Sì, è già dietro anche adesso. Comunque subito dietro Bacica, davanti a Bjerke, credo che Northug possa finirgli davanti. Alla fine dovrebbe arrivare una tredicesima posizione per Pietro Piller. Volata a due con Checchi e Pietro Piller-Kotrer. Per avere il tempo di Checchi basta sommare 4 minuti al tempo di Pietro Piller. Pietro davanti a Bjerke, dietro a Bacica, che come era già dietro al 45-3. Gara davvero durissima. Eccolo qua Northug. Northug per cercare di andare davanti a Pietro Piller-Kotrer, era con Sommerfeld, ma poi si è staccato. E Jaujärvi nel finale credo che abbia incrementato ancora. Northug ha avuto un finale strepitoso e sì, è davanti a Pietro. Jaujärvi erano 19 secondi su Viljaksanin, quindi ha incrementato leggermente. Manterrà probabilmente la quinta posizione a meno che Sommerfeld non gli finisca dietro, cosa che può essere. Quindi Jaujärvi potrebbe essere anche quarto, mentre qui Estil è davanti sempre a Hjelmeset. E Northug è davanti a Pietro per un secondo e due decimi. È stato importante lo sprint finale di Northug, che ha staccato Jaujärvi e guadagnato quel poco su Pietro Piller. Sommerfeld, Jaujärvi a questo punto, vediamo. Sì. Comunque Gerdalen ha fatto qualcosa di pazzesco nel finale, perché insomma ai 45 km Gerdalen rispetto a Pietro Piller aveva un distacco di facciamo 13 secondi, dai 12 secondi. All'arrivo ha dato a Pietro Piller 24 secondi, ha recuperato 36 secondi nel finale, ma non solo su Pietro Piller, su tutti. Tanto Jack Mae per finire anche lui nelle migliori posizioni. Ma da seguire Sommerfeld per vedere sì. Se andrà davanti a Jaujärvi, e lì è lotta sul filo dei secondi. Jack Mae davanti al russo come era anche ai 45-3. Vediamo se Sommerfeld ce la fa. Sì, ce la fa. Ha tenuto qualcosa per il finale per stare davanti a Jaujärvi. Comunque di Centa non è lontano da Sommerfeld. Insomma una quarantina di secondi. Dimezzato il vantaggio che aveva 5 km fa, poco meno. Stanno arrivando i due norvegesi in coppia e lo si può intuire dalla partecipazione del pubblico, con Hjelmeset che va a conquistare l'ennesima vittoria stagionale. Insomma 50 ai mondiali e poi 50 ad Holmenkollen, credo che non ci siano riusciti in tanti. Aspettiamo Angerer. Ah è vero, c'è Angerer, hai ragione, pardon. Aspettiamo Angerer perché mai cantare vittoria. No, magari presto. È vero, perché comunque Hjelmeset ha avuto fantastico, saltando Hjelmeset, ci ha regalato forse tra le cose più divertenti dell'anno. Hjelmeset si abbracciano come se avessero vinto, evidentemente hanno avuto qualche riferimento. Sì, a bordo è pista. Probabile nell'ultimo tratto aveva riguadagnato Anger un secondo e mezzo, però vediamo. È un minuto per finire la gara Anger, perché deve ancora percorrere l'intera discesa. Non sarà staccatissimo, però ho l'impressione che possa essere dietro. In ogni caso 80 punti gli bastano per portarsi a casa la coppetta di specialità, quindi ha vinto la sfera di cristallo assoluta, il Tour de Ski e la coppetta di specialità. Se è dietro, è dietro di secondi, proprio sì. Di spiccioli. Comunque bellissimo l'arrivo di Hjelmeset, insomma è il Chiedina del fondo. Il Chiedina del fondo, beh in effetti Chiedina ha fatto diversi di quei numeri, magari non quando lottava per la vittoria. No, no, è vero. 30 secondi per concludere la prova per Angever. È lunga, eh? Curva contro curva e rettilineo finale, non lo so. Qui adesso siamo al poligono, perché dove ci sono le staccionate c'è il poligono di Holmenkollen. Dietro. No, niente, dietro. Comunque dovrebbe essere dietro, insomma. Onore anche a Tobias Angever, che è stato eccezionale. Estil segue la gara di Angerer, Hjelmeset è già tranquillo di aver vinto. E tra Estil secondo e Sommerfeld terzo c'è un minuto. Saranno poi terzo e quarto perché si inserisce anche Angerer. Salta Hjelmeset ancora una volta perché ha la sicurezza di aver portato a casa una doppietta importante, mondiale e Holmenkollen. Non capita a tutti, non è mai successo a Bjordeli. Bjordeli e Holmenkollen per la verità purtroppo non ha mai vinto, un po' di tanti ma vittoria zero con tante crisi nel finale.
C'è da dire che Jelmeset nel giro di un mese ha vinto tre gare, la 50 dei mondiali, la 50 di Olmenkollen, la 15 di Lahti. Credo che finisca qui, perché non so se sarà competitivo anche a Stoccolma tra un paio di giorni. Se così fosse, chapeau. Dicenta è ottavo, quindi conferma quella posizione. Pietro Pillar-Cotter ha perso un paio di posti, ma comunque è nei 15. 13 dovrebbe essere, sì. Tredicesimo. Come nei 15 anche Clara, è quel momento in cui può esultare Oddbjørn Hjelmeset. Insomma, tre italiani nei 15, ripeto, secondo me è un grandissimo risultato. Spiace che oggi non sia stato dedicato spazio dei giornali a questa 50 di Olmenkollen, però visto i risultati recenti ci può anche stare. Non mi sento di biasimare questa volta. Sì, però questa è la gara. Cioè, lo so. Da però, un certo punto di vista questa è la gara. A un certo punto vanno anche capiti i quotidiani che se non hanno azzurri competitivi non dedicano spazio alla disciplina. Ci può anche stare, almeno. Potrebbe anche starci. No, non ci può stare. Dal mio punto di vista non ci sta. Tu sai come la penso, però... No, non ci sta, punto e basta. Sai come la penso. Olmenkollen non è una gara come tutte le altre. È la gara dello sci di fondo. Punto e stop. Chiuso l'argomento per me. Sì. Altre volte sono molto più... come dire, con opinione ad acquarello. Abbiamo invertito le parti. Sì, no, su Olmenkollen non si tocca. Abbiamo invertito le parti, è chiaro che non c'è stato spazio sui quotidiani perché le ultime prestazioni degli italiani sono state molto molto deludenti. Ma uno dovrebbe avere una visione internazionale delle cose. È Olmenkollen, punto. Sì, io la vedo come te, lo sai benissimo, però... Oggi su un quotidiano nazionale importante, andatevi a leggere la posta, è arrivata un'email di un telespettatore, credo di un appassionato che si lamentava del fatto che Hjelmeset avesse avuto poco spazio su un giornale subito dopo la vittoria a Sapporo, la risposta è stata contano più gli italiani. Quindi evidentemente la logica è questa, io ne prendo atto e la rispetto, ci mancherebbe altro. Ma io faccio un discorso generale, sì, non sì. Su uno o l'altro quotidiano che sia. Generale è Olmenkollen, insomma, dovrebbe essere l'occasione per dipingere un, come dire... un affresco di una realtà che comunque insomma è sempre curiosa per chi non la conoscesse. Questo è vero, però insomma ribadisco, ci sono diverse logiche che si vanno a scontrare, sì, per cui a volte bisogna comprendere, dai. Allora, ottavo Dicenta, tredicesimo Pietro Pillar-Cotter, quindicesimo Clara, quindi tre azzurri nei 15, molto molto bene in alternato, venticinquesimo Checchi, ventinovesimo Santus, trentesimo Scola. Gustafsson che era partito abbastanza bene ma ha fatto fatica, È partito 9 minuti e mezzo prima di Tobias Sangver, è stato raggiunto e staccato, però ha finito la gara e questo credo sia importante, un bel esempio per tutti. Tanto Santus e Scola sono scivolati in una posizione, vedremo se rimarranno poi nei 30, però ce la fa Checchi che è 26esimo. Sì, vince Hjelmeset davanti a Anger e Frudestil, questo il podio. Grazie.